Sì, cazzo, sì! Ma buonasera ragazzi, buonasera, siamo qua finalmente, secondo intervento, seconda volta di questo King of the Sky, qui Danno, e con me abbiamo, mamma mia, buonasera, Time's Up, qui con voi, buonasera a tutti. Che potenza, parla un po' Fede, vai che facciamo il test audio così intanto. Test, diciamo... test, prova, no, un, due, tre, prova giornata. Te. Cosa ciao Mignaro, buonasera Michele, buonasera Xantio, buonasera Asomalfi, buonasera Drugo, io ho lavorato, cucinato. Poi cazzeggiato. Ho giocato un po' a StarCraft. Eppure cucinato, cazzo. Ma che uomo sei, cazzo? Sì. Troppo sì, forte. Sì. Ti prendo, sei la mia colf, se vuoi. Quanto costi? Va benissimo. Ah, così? No. si paga soltanto in natura. Ma come? Va bene. Giustamente anche, ha detto così. Ognuno le sue, perfettamente. Ma ragazzi, non siamo qui a parlare di quello che fa Fede nel pomeriggio, la sera o la mattina. Quello che ma quello non è un problema. Ecco, esatto. Qui... Vedi, è tutto quanto per pubblicizzarlo, chiaramente. Esatto, siamo qui stasera perché abbiamo il secondo appuntamento di questo King of the Sky. Cos'è? Una semplice King of the Hill a base Grand Blue Fantasy versus Rising. Sciogli lingua, esatto. Quasi. Con Grand Blue Fantasy versus giocatori. Due punti Rising, vero? Basta, non c'è altro. Non c'è neanche non due è come punti, Undernight. Mi sa, non c'è il due punti, eh? Ah, non c'è il due punti, è un diretto così. Diretto, vabbè, proprio meglio. Ascendente, subito, basta, meglio. Niente, non c'è nient'altro. In aumento, saliamo. In aumento. E Stonks. Settimana scorsa, chi non ci fosse stato, ha visto vincitore del, diciamo, titolo di re, il primo re di questo re della collina, J4 Smash con Cagliostro. Tu l'hai visto? È stato veramente sul pezzo, tanta roba. E stasera sarà qui a difendere il titolo contro quattro nuovi giocatori. Di tutti abbiamo primo set Mana contro sì, Terro, Zeus contro cacchio, non mi viene il nome adesso, la nanetta Charlotta. Cavaliere, tanto Kero deve giocare la Loli della bambinina. Una nana davvero, quindi è diverso. Come no? È una nana davvero, quindi non è una Loli, perché se letteralmente vabbè, non è Loli. Vabbè. Ha 9999 anni, quindi non è Loli. E dall'altra parte abbiamo un altro set con Govedarica, con la diva, e Eosonalfi, Zoe. Quindi quattro PG diversi. Questi quattro giocatori giocheranno 2-2 per andare poi a scontrarsi nel set finale FT7 contro l'imperatore, il re più potente, J4 Smash. Ottimo. Quindi abbiamo Charlotta contro Sis. Bisogna leggerlo, Seox. Almeno il menu lo chiama così. Sì, è l'eterno, il più potente dell'universo, lui davvero, lui è potentissimo. Dall'altra parte invece, dicevi? Dall'altra parte abbiamo la diva contro Zoe, che anche lì abbiamo una Primal Beast, tra virgolette, contro la diva, la nostra wrestler preferita. Bello, ti dico... Bene, io chiaramente tifo per Zoe, spero che riesca ad andare avanti. Stasera credo sia il mio personaggio preferito qua davanti. Mi dispiace che abbiamo così tante Cagliostro in Italia, però vabbè, che ci puoi fare? Ma come mi dispiace? Guarda che il PG è fighissimo, è proprio figo, non si può dirgli un cazzo, ha tanta roba da poter usare, è uno di quelli che anche mid-screen ha delle conversioni belle, fighe, e non lo sto giocando, sto giocando Grimm. Ah, Chiaro, sta cercando, guarda come si sta difendendo, guardalo come che si anche... difende. Ma vedi che anche, infatti l'ho detto, fra Chiaro, ho detto proprio che lei è una l'ha detto, uguale, identico, l'ha detto. Ma perché io ho fatto proprio su Twitter un thread, ho detto, vabbè, non ci sono neanche Loli, perché avevo fatto il thread, ti ricordi il sondaggione con vi piace Grand Blue oppure no, e c'era troppe Loli. Ma hanno risposto giustamente, mi fanno guarda, c'è solo una Loli in questo gioco che neanche è una ragazza in realtà. E da scusa, lì Anre non lo conti? Ma lui è in eterno, lui è potente. sto scherzando. È Loli eterno. Lui è fortissimo, non può essere considerato nulla. Va bene. Io direi tutto che chiaro. A sto punto possiamo far partire i ragazzuoli, direi, senza problemi.
quando volete, partite. Il primo incontro è una FT5, anche il secondo, ragazzi, quindi la prima fascia, quindi i due incontri iniziali sono FT5. Dopo si va di FT7, quindi avremo due. Che cazzo! Merda! Madonna, dannazione. Sis contro Charlotta, si parte col primo match di stasera nel King of the Sky numero 2. Guarda che non saltano neanche le intro, che bravi. Giusto, giusto. Proprio perché sto gioco intro e outro sono uno spettacolo. Tranne di Charlotta. Charlotta può morire. Non ero io quello. Tanto ciao a tutti stasera, ah, ragazzi, figo, sì, per essere qui, ragazzi, per guardare. Speriamo vi piaccia questo intervento. E vi ricordiamo che chiunque voglia partecipare, basta punto esclamativo anche... King of the Sky. È tutto qua. Ma anche gli artigli, quelli super fighi di chi gioca molto un personaggio. Grande Mana. Comunque, Mana contro Kero Kero, Sis contro Charlotta. Sì, il PG poi c'ha tutti questi artiglioni fighissimi, mega colori, che non sono neanche quelli a 500, questi. Ah, no? No, lui ce li ha proprio arcobaleno e tutto. Ah, pensavo fossero quelli finali. Ok. No, ce li ha ancora più fatiscenti quelli finali, cioè. Spettacolo. I vari livelli, giusto, giusto, giusto. Tanto qua e si qua... vede Charlotta, vedi che c'ha il suo giampino un po' particolare che ti arriva in faccia subito ed è difficile reattare, no? Sì, ovviamente io mi ricordo quando era uscito Grand originale, Charlotta la confrontavamo ad Akuma, in realtà. Beh, perché certo, ha il Demon Flip. Giusto. Ha letteralmente il Demon Flip. L'unica cosa è che non ha proiettili, no? Sì, diciamo che quello fa il problema e la puoi zonare per bene. Intanto io ho sparato un mega pronostico, ragazzi, se volete. Io mi sono al contrario, eh? Sì, infatti volevo andare a cogliere anche quello, solo che sto impostando tutto. Se c'è la mano, basta me lo dice, no? Commento tranquillamente e parlo con la chat. Vai, tranquillo, tu completa. Sì, ho nessun problema. Ogni alert è praticamente un petardo, ok? Se riesci anche a diminuire l'audio di Yannick, ci siamo. Non l'ho tolti, l'ho fatto prima. A posto. Perché dovrei dire che audio è, non c'ho voglia. Sis è quel personaggio che pensavo di giocare più, cioè da quando l'ho visto, semplicemente perché sembra una specie di Yamcha, da certi punti di vista. È un Rekka character con che c'ha pure un disingaggio nel Rekka, no? Cosa che non si vede spesso in realtà, un disingaggio nel Rekka. Sì, che poi ieri, cosa mi ricordo, domenica ho fatto un FD10 proprio con Mana per capire il personaggio, perché è veramente forte, è uno dei top tier. E... tipo, ho detto, ma prima del 6-6L come punivi quella roba? Cioè, lui non potevi punirlo. Cioè, se lui fa il recca indietro, è impunibile. Tuttora dico che è difficile punirlo. È anche giusto, scusa, il recca indietro è un disingaggio, non deve essere punibile. Cioè, no, capito, no... però questo pressa gratis in tutto. Però vabbè, ci sono le soluzioni per fermarlo, ma alla fine lui continua, ti cippa, ti tiene lì. Perché quello è plus, adesso continua, poi torna indietro e ha finito, no? Cioè, è molto particolare il personaggio, ha le sue countermeasure, però. Ma è molto forte. Ho capito. Bello. Demon Flip into cross up basso. Qui sono due PG proprio belli, potenti, aggressivi. Cazzo. Okay. 1-1. Bellissimo, subito. Sì, un run a testa. Ok, tra l'altro Sis ha anche la maschera che si distrugge, tipo. Figo. Sì, che fa morire, perché ce ne sono alcune che delle maschere che cambia, che non hanno senso. Proprio meme. Ah, sì? Sì, sono quelle meme proprio del draghetto di Gran Blue. Ok, chiaro, sì, ho capito. Beh, ce l'hanno tutti quelle cose. Ok, un po' la conversione all'angolo. EX. Knockdown, qual è la pressione? Demon Flip, ma fa la presa reversal, funziona? Che strano. No, ho sbagliato il miti, purtroppo, ricordati. Sbaglio il miti, purtroppo. Giusto. Ok, abbiamo un sacco di bravery point, potrebbe uccidere, forse. Ah no, ha speso... Non sono d'accordo con la spesa di barra così. Però, La badilata qua che ero, attenzione. E la chiude. Un match a zero. Per ora un punto a Kero Kero, che riesce con questa Charlotta. Sai, lì per lì non ero convinto della spesa, come aveva speso la barra, perché pensavo che una super avrebbe ucciso, no? Cioè, facendo i bravery point e poi la super sarebbe ucciso, però ha trovato l'apertura, quindi. Ah, ti dico, ci sono alcune combo a volte che magari, non so, per uccidere è sempre meglio la Sky Super, Sky Bomb Arts, cioè dai, però ci sono alcune combo con proprio le Unique, che col fatto che se la fai da Link recuperi il 25% di barra. Vero. Riesci a metterne anche due a volte, tipo Vaseraga è uno di quelli che proprio si vede che può farne due tranquillamente. Zeta ne mette tre. Esatto.
Perché poi c'è questa cosa del... Non so se conosci come funzionano le combo scaling in questo gioco. Se l'avversario è a terra non scalano. Sì, 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 esatto. Quindi... Sì. Sì, tipo i personaggi che hanno il restand a terra chiaramente continuano quasi all'infinito, tipo Lanzalo. Esatto, esatto, esatto. Oddio! Diventa super così? Morto. Prossimo round. Ah no, sì, sì, è morto. Excalibur. Sta animazione fin dall'uscita dell'originale l'ho odiata perché l'esplosione non è quando muori, è quella è quando si gira. Che miseria. Ma è letteralmente Excalibur di Fate/stay Night, dai. Ok, ok, no, io dico l'animazione che pare che devi essere morto, dice "Ah no, non sono morto" e invece si gira. No, ma è l'eroina che si gira. I veri figli non guardano le esplosioni. Esatto. Tanto qua cerca la Perry, però no, c'ha già tutto, Gero. Guardalo. C'ha tutto. Troppo forte? Troppo forte? Ok, questo è neutrale. Bello qua. Cioè, diciamo che qui Gero ha provato a lanciarsi la full screen con la mossa EX, ma non è andata a buon fine. Oddio, ha reagito al Demon Flip X con un altro, diciamo, flip indietro X. Poi non uccide, però fa molto male. Into reset, alto. Ah, oh, aspetta, l'ha presa, però nessun problema. Però riesce a riprendere la pressione qua, Kero. Se ne va. Entra dentro gratis e via. Sai, lì, se Mana è stato attento, c'era un pezzettino di informazione lì molto utile. Che Kero ha fatto il Flurry X, tipo, no? Quella specie di Flurry di mosse. E poi ha whiffato il tasto, quindi lì potenzialmente Mana poteva punire. Gli dipende in realtà, perché se l'ha tirato... dipende a chi recupera prima, perché magari è un tasto veloce quello, non so che tasto era. Beh sì, però potresti fare whiff punish, capito? Cioè, sapendo che whiffa e Kero lo preme dopo, potresti quasi punirlo. Non sempre, però sì, perché secondo me le normal veloci, Charlotte. Le ha corte e veloci però, quindi è un problema. Questo è vero. Però sì, voleva provare. Attenzione, qua becca la Perry, le becca tutte, Kero, le sa, oh. Guarda qua, intanto la pressione, oh. Pressione plus. Infatti io ho fatto 6-6L, visto? Credo sia stato S6B quello. S6, sì, sì, era B, era basso. Gli è plus frame, invece tocca di nuovo Mana. E si va, plus frame di nuovo, via. Qui i plus frame lì sono contestabili in qualche maniera, sì, non sì, mi ricordo. Sì, puoi premere lì. Sì. Avevo giocato contro Alex, mi sa che sì, avevo capito una certa che bastava misciarci. Ma in generale mi hanno detto anche lui, basta che premi. In generale, anche se c'è il reward suo è basso se ti becca che premi in mezzo. Ho capito. È l'overhead all'auto combo che colpisce, però. Minchia, l'IDP di sta cosa è illegale. Forte? No, è forte, sì. Diciamo che lei è poi piccolina. È un po' particolare sto PG, un bel badile, devo dire, Charlotte. Sta Perry non sta funzionando. Cioè, stavolta ha fatto una Perry in mezzo ai colpi di Charlotte e non ha funzionato proprio. Non ho capito cosa è successo. Mi sa che l'ha fatta male, purtroppo. Qui, Kero... Ma ha detto, no, devo stare attento, qua mi distrugge. Attenzione, ha studiato. Il downplay, lascia perdere la gente che dice che fa... Cioè, no, ormai lo sai meglio di me, dai. La gente fa sempre downplay se stessi. Ti dico, comunque è un match che secondo me... Allora, Zeus è fortissimo, ovviamente. Ed è più forte, sicuramente, a livello di tier di Charlotte. Però si trova davanti un personaggio che quando ce l'ha vicina poi ferma il turno, tocca di nuovo lei. Quindi non è proprio messo benissimo. No, infatti. È proprio un PG che non vuoi vicino neanche a Charlotte. Quindi vediamo come se la giostra. Pare che Sis appunto c'ha. No, ok. No. Sembra forte, sì, però sta lì. Aia, malissimo questa. Okay. Ecco, lo scaling parte da qua, tipo, quindi può fare un botto di roba. Esatto. Per chiaramente? È vivo, credo. Uccide, non credo, dai, che uccida. No, infatti no. Manca un pochino qua, quale sarà l'opzione? Ok, flip bolletta. Proiettile. Ci sta, fatto molto bene, molto safe soprattutto e anche quasi autoscimmi. Ok, prossimo andiamo, dritti. S6L, classico. È neutrale, si utilizza moltissimo ora come ora. E forse Charlotte può punirlo con la trottola. Bello. Quella cosa che va indietro. Non lo so, ci arriva? Beh, alcuna volta ha provato a usare la trottola del neutrale, ma è stato punito ogni singola volta. Quindi credo che Mana stia facendo un buon lavoro a fargliela dimenticare come opzione. Sì, sta giocando proprio bene, Mana. Secondo me adesso inizia tipo, ok, adesso becco una Charlotte dopo 20 anni che non ne trovo una, perché davvero in rank delle regole non se ne trova una. Ha fatto una mossa molto discutibile che però è andata a segno, perché non so bene come fai a punirlo in realtà. Ha fatto flippy expo a full screen, ha colpito e ci ha fatto full combo. No, non è DP quello. No, dico, ha colpito da full screen, diciamo c'era tutto il tempo per reagire, però
Il problema è con cosa reagisci, non c'hai un tasto invincibile da carry, no, capito? L'unico che proprio fare un DP, devi fare un DP, esatto, devi fare DP, è super l'unica. Non è neanche detto, perché super a volte solo la fai subito o recuperano. Ma addirittura, pensate, è difficile, difficile allora. Super parte, e niente, molto lenta. Riesce a prendere il primo punto in questa FT5, quindi siamo sul 2-1 perché ero... Oh, qui full combo, Demon Flip che dalla grab, ragazzi, parte full combo. Full combo? Sì, sì. Full combo. Bella qua. Mamma mia, aia, combo in grab, ragazzi. 60% dritto così? Aia. Quello lo battete stando abbassati, però bisogna stare abbassati e reagire all'alto, perché l'alto diciamo che è più lento. Ok. Strano, l'alto più lento mentre stai in aria? Perché si ferma in aria per farlo. Ah, ok, ok, ok. Mentre il basso va diretto, è come l'hooligan di anche di Cammy, no? Che va col basso. Di Cammy. Ho capito. Ok, beh, giustamente lo... Oh, adesso ci ho provato, hai visto quella trottola, però non è riuscito, sì. Infatti. E... Ti dico, non sta funzionando, ogni volta che prova a fare la trottola viene punito. Super Scape Amarte, guarda che bella, raga. Sì, sì, le animazioni di questo gioco sono uno spettacolo, poco ma sicuro. Ma pure la host, cacchio, che host è questa, minchia? Lo so, ho preso la musica più epica, lo volevo dire all'inizio del primo match. Anche la musica è leggendaria di Gamble Fantasy. Oh, non bello. Dice il tutto perché se avesse punito potevo ucciderlo, però vabbè, ce la fa, ce la fa. Ha premuto quando era Plus il signor Mana, quindi si continua. È giusto, è giusto, è giusto. Mamma mia. Round un set bello aggressivo, Adesso che ci penso, Kero Kero gioca lo stesso personaggio in Under Night e in Granblue. Vabbè, dai, due guantoni e spadone. Un po' diverso. Fanno la stessa cosa. Hanno letteralmente la stessa cosa. Mi ha detto che ubriaca. Che ubriaca, esatto. Comunque, Charlotte. Allucinante. Ora andrà indietro. No, usa la bolla. C'è la grab. Lo sa. Qua. Ok. Classico. Salti indietro per punire. Ok. Bravery point speso. Ultimate skill. Andiamo fino all'angolo. Vedi prima che ha fatto la Unique quando dopo il Raging Strike ed aveva ripreso 25% di barra perché era un Link. Sì, esatto, sì. Quella è la cosa particolare delle cose. Sì, pensavo che è molto meglio che usare i Bravery Point. Soprattutto perché mi sono ricordato dopo aver detto quella cosa di prima, che i Bravery Point in questa versione rispetto alla beta sono più difficile da usare in combo, se non mi sbaglio, è più difficile linkarci dopo. C'era stato adesso devi... Non pu... Cioè, vabbè, è come... Non puoi looparli come ti pare. Se non sì, ti sì, sì, puoi, basta 25% di barra, però. Sì, esatto, prima devi farlo senza, praticamente. Sì, prima era molto broken. E niente, 2-2 qui, caro caro, ha perso un pochino quel momentum che aveva. Non so se c'è stato un adattamento da parte di Mana, sembra che... Mana stia facendo letture migliori in neutrale, ma anche con sotto pressione. Ma è difficile, ma entrambi i PG, guarda, sotto pressione. Cioè, qui il gioco paga molto la pazienza in generale. Non è un gioco che dici cerco l'opzione, il DP, perché comunque ci sono danni molto, molto, ma molto alti, ragazzi. Soprattutto vicino al corner, tutti i PG riescono a fare tanti danni e la barra si fa veramente in fretta. Quindi le risorse le hai sempre per punire bene. Mm-hmm. Qua, guarda. Hai visto di nuovo, stavolta infatti ci ha provato, visto? Ha visto che lì preme sempre. E ha provato qualcosa. In realtà non sono sicuro che la schivata in avanti fosse stasta l'opzione giusta. Forse un passo indietro di tasto è meglio. Perché so, quello che dicevo io era un passo indietro e premere, no? Perché se whiffa lo punisci sempre. Miss input? Mi sa. Non riesce a punire, però quanto non c'è recupero, cazzo. Com'è possibile? E va bene. Amato, Charlotte. Ha whiffato completamente il proiettile. Whiffato il proiettile, ha preso contropiede, sì. Kero. Che viene colpito. Lì l'Exer mi pare che è -1, -2, ma neanche. Cioè, anche se lo schivi, quindi ti fai poco. Andiamo. Oh, bella la squadra. Te l'aspettava. Corner carry, tra l'altro, Charlotte, quella è una mossa carica se fai gli input veri, no? Quindi spero che stia usando gli skill input, perché sennò sta telegrafando le sue trottole. Ma no, meglio che non le sta. Che non sta dando gli input a carica, ancora meglio. No, li sta facendo. Sto ubriacato, dicendo che sbaglia infatti. Usandoli. Sbaglia usandoli, quello sto dicendo. Soprattutto con personaggio già carica. Esatto, hai detto la cosa che ho detto anch'io. Sono stupido. Esatto, sono stupido, ragazzi, esatto. Scusa. Stavo pensando alla stessa identica cosa. Cioè, perché se vedo good, quindi vuol dire che le sta facendo gli input, ma vuol dire che stai. Stai ovviamente buttando via il mind game. Nel senso, sì, sì, stai dando sì, una esatto. chance in più all'avversario di reagire alla tua mossa. Un po' come le command grab che le fai con le skill, così non fai neanche l'indietro magari, tipo. Quindi tipo neanche sa l'altro che magari sta caricando la grab.
Esatto, queste cose qua. Esatto. Intanto vediamo combo totalmente a due. No, un bravery point alla tavola di Seox qui. Molto brutta, eh. Sembra in vantaggio, ma non lo è. E invece, oh, grab. Aspetta, la grab su una mossa ultimate. Che cavolo, ultimate move era? Probabilmente voleva uscire di P, ma non lo era. Gli è uscito. Mi pare gli è uscita la spadata. Perché ho visto che si è illuminata la spadata. Mi sa che ha sbagliato. Skill input. Ce l'avete. Ce l'avete il tasto skill. Non avete alcuna scusa. No, no, sbagliavo. Guarda, ti dico anche io. Ma gli dico, questo gioco ogni tanto legge l'input come vuole, eh. Ogni tanto. Ma appunto dico, usa gli skill input. Cioè no, con gli skill pure. Ma perché non sì? Devi spammarli, punto. Li vuole puliti lui. Se lo fai spammato non gli va bene il gioco. Ah, ho capito. Non ho capito. È tipo Street che ti pulisce. Ho capito. Gli ha coccolati Street. Qui vuole proprio pulito. Questo è come... Tutto! Ok, Ale. Sai qual è un gioco che paradossalmente li vuole puliti? Che non lo visti mai? DNF Duel. Merda, cioè, è vero? Non so se ci hai provato mai a fare un DP, cioè a fare una combo o un DP senza fare lo skill input su quel gioco. Ma è veramente ottimo. Non mi ricordo più, sono onesto. Io facevo sempre su rialzo 2M, non facevo mai l'input del DP perché era scomodissimo. Cioè, c'è un buffer inesistente. Allora. Guarda, il recupero è 3-2, eh? C'è il download e non ci sta, Kero, però. Guardala. DP reversa. Coglioni. La puttana che potenza. Stiamo vedendo molti più DP da parte di Kero o sbaglio? Ah, ma fa anche bene a fare gli unique se lo sentiva, perché lo unique bloccando anche i frame batte anche magari tipo le ossa con il leggero, no? Quindi se ti sì, stiamo sì, cercando sì. Di farti il leggero per checkarti il DP, lo batti. Ma proprio batte i save jump, sai? Cioè, tipo nel caso di Zeta ha tutti i save jump che non funzionano contro le ultimate move. Ah, sai che non lo so, devo provare. Sì, sì, l'ho provato io stesso. Cioè, comunque parlavi di save jump. Quindi il save jump, cioè dopo la presa tipo, dopo la presa il save jump è solo... avanti, ok. Esatto, è solo tutto tranne le ultimate move praticamente. Ma ci sta, dai, spendi 50% anche dopo tutto. Sì, infatti ha perfettamente senso. In realtà è bello. Ok, hit da lontanissimo. Oh, ha provato a punirla ma non ci è riuscito. Chissà se devi fare una cosa tipo Sin e punirlo su più un colpo, chi lo sa. No, cioè, no, è meno 7 quel DP. Meno 7. Ah, meno 7. Ha fatto dodge, quant'è? O lo punisci stile questi e quello di là, lo puoi punire mentre perché ti colpisce prima da terra e poi lo puoi vai in aria e ti ricolpisce. Puoi fare le 2H full combo oppure spot dodge subito all'inizio quando lo vedi in aria, così arrivi giù e lo punisci. Ho capito. Però Perry reversal. Qui ci sta, ma questo anche perché è pericoloso Seox, che comunque non ha DP, però ha una parry veramente fastidiosa. Sì, sì, ma poi è forte, fa un buon quantitativo di danni e poi batte automaticamente i save jump dopo tutto, no? Esatto. Fende però le prese. Quasi meglio però, che avere... Però le prese in questo gioco sono un po', come dire, underwhelming, un po'... Non so, nel senso, forti sì, le riprenderai sì, però sono molto facili da teccare, viene da dire. Sì, 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 sono facili da reagire e puoi combattere con tutti i... cioè, puoi teccarle con tutti i tasti, quindi... Esatto, diciamo che è più una questione di rimettersi a un range dove giochi di RPS in neutral, che c'è chi ce l'ha meglio e chi peggio. E io un po' che uccide. Stessa situazione di prima praticamente, quel pixel di HP dopo la super. Però c'è la super, era quello? Vediamo, minchia, c'è stato con leggero, potentissimo. E niente, mana non ci sta, 4-2. Ma Kero Kero ha iniziato benissimo, ma mana sta facendo... Mana, Kero Kero, mana, aiutatemi. Mana sta facendo ormai un... Cioè, diciamo, il set sembra tutto suo. Ha cambiato proprio completamente il momento. Vai, vai, tu continua che sto preparando anche gli altri boys per dopo. Ok. Clash. No, continua a fare clash. No, che tristezza. Dovete continuare come veri gentiluomini. Ok, bel tech. Cioè del tech, in realtà era un tech di quelli. Di quelli mentre premiato i tasti. Si è preso un po' di danni e ha perso prima advantage, ma ha funzionato. Oddio, la Unique cos'è? Esatto, è punibile quella roba? Non credo. Non penso proprio. Eccolo qua, l'IP ci piace. Però su Uni diciamo che a causa del movimento e a causa dei tipo tasti bassi full screen o roba del genere, overhead mid screen, roba del genere. Su Uni ci sono altre cose che ti spaventano, no? Io un po' diverso. Oddio, guarda qua. Bello. L'ha infilata lì proprio. Sul Pippo. Distrutto. Ma povero Pippo Hold, cosa ti ha fatto? No.
Cursed proprio qua. L'ho visto Pippo in chat, stavo parlando con lui. Cioè, guarda qua la pressione, intanto se ne va avanti, indietro, poi ritorna quel blast frame, veramente è potente, cazzo, Ferox. Nel mentre Charlotte deve star lì, poverina. Deve soffrire. Eh sì, si soffre all'angolo. Tanto ti piacerebbe che il muro si rompesse in questo momento, Non sto usando il bravery counter, il bravery counter, ho visto, pochino. Sì, infatti Brave Counter tra l'altro è fortissima come opzione. Ah, una bomba, più 6, invincibile. Ma no, il teletrasporto full screen, ti prendi il crossapino. Potevi non usare muore, il block button, però. Colpa tua. No, non muore, non muore. Però se è lì riparte, polletto, tocca di nuovo a me, si gioca. Un po' di pressione, tranquilla. Presa, chiude. Così il set 5-2 per mana. Manca un round. No. È vero, l'ho gufatissima, ragazzi. L'ho gufatissima. Che Kero lo va a prendere dopo. Vai, Kero, c'è ancora. Ci sono altre 3 partite, ricordati. L'abbiamo scriptato. Esatto, Pippo, è quello. Però, appunto, non ho detto che lo strike throw è debole. È che la presa la attecchi anche per sbaglio. Prendi un po' di danni, però la attecchi anche per sbaglio. E quindi la parry potenzialmente è meglio che su altri giochi. Non so se mi spiego. Oddio, si scambiano un po' di Unic. Guardaci full combo da sta roba. Sì, è fortissimo. Sbaglia per l'ultimo pezzo. Oddio! Non te lo potessi chiudere. Così. Solo per stile? Incazzatissimo. È che è il momento. Guarda, spadetta. Oh. Siamo all'angolo, c'è la possibilità. Canta, no? Era il momento in cui si aspettava. Counterone. E dicevamo, scusate, finisco la frase di prima. 5-2 per mana. Un set bellissimo. Che comunque sia, finisce in un... Cioè, era strano perché è stato un 2-0 da parte di Kero e poi è andato diretto in un 5-0 da parte di Mana, quindi... Ma come era strano? So. Dai, ma ci allora... sta che si cambiano un po' le cose nel set? Ci sta che ci sia questo... No, dico il download così completo, capito? Cioè, poteva esserci un adattamento anche dall'altra parte, no? Arrivare magari a un game 10, capito? 5, tipo 4-4, game 9 in realtà. Un 4-4 palla al centro, capito? Mi aspettavo. Volevi più salsa, più pepe. Aspettate ragazzi, a partire un attimo che se tappiamo un po' tutto. Vai, continua Fede, perché li ho visti belli perché spremevano e già volevano partire. Vabbè, ma perché non vuoi farli aspettare un secondo? Ma introducili un attimo i due personaggi, dico la diva, Zoe, te l'hai pure giocato. Non c'è durante il caricamento, se no, però ok. Govedarica contro Osomalfi 27. Diciamo pure il numero. Cioè, abbiamo tutto quanto perfetto. Sarà la diva, Govedarica chiaramente è un giocatore di grappler, gioca Zangief, gioca Potemkin e gioca la diva, guarda caso. La diva, il grappler di Granblue Fantasy Versus, oltre a Vaseraga. Diciamo che Vaseraga ha la gittata dalla sua, mentre la diva è proprio il grappler, che ha tasti abbastanza scarsi, ma guadagna tutto in danni della command grab. Cioè, mentre in realtà Vaseraga la command grab la fa, ma non è che è il suo, diciamo, la cosa principale. Dall'altra parte la diva invece ti viene addosso, ti fa la command grab e ti fa esplodere. Dall'altra parte abbiamo... giocava Zoe, Osomalfi, uno dei personaggi che mi piace in realtà di questo gioco, che non è proprio un puppet character. Ha lì il draghetto, ma il draghetto in realtà è solo un portatore sano di special. In base a dove si posiziona partono delle special di Zoe, nient'altro. I setup in questa versione del gioco sono cambiati molto, cioè non è più un personaggio da high-low, almeno non da quello che ho visto, a meno che non metti fulmini, ma soltanto la versione EX. Esatto. Quindi è abbastanza diventato un personaggio normale da quel punto di vista. Beh, sbadilla, ma il drago come vuole, quel PG dà... comunque. Esatto, stavo per dire che è diventato un personaggio sbadillatore più che da setup, perché ha il drago full screen, che cioè ti fa pure full combo, mi pare. Ti fa unblockable anche. Cose spaventose. Se tu pari il, raggio del drago da per terra, ti lancia il drago e l'altra unblockable, perché le uniche sono unblockable in aria alcune. Eccoci. Quindi arriva sta roba da full screen. Un po' divertimento in più, ha ancora come la versione precedente, non ha un DP, ma ha quella specie di DP, che sembra un DP ma non è un DP, non è invincibile all'inizio, che è plus on block, quindi lei la butta in neutrale, butta l'EX che fa tipo l'elicottero verso l'avversario, se viene parato è turno suo, quindi è molto un po' una presa in giro questo personaggio. Sì, perché se basta che la guardi storta un attimo ti lancia un drago gigantesco in faccia e stai morendo già. Quindi infatti è dura. Devo
devo mettere il video, cazzo. L'avevo postata la tier list dei PG che rubano, ragazzi, l'altro giorno su Discord. È letteralmente un PG che ruba, anche questo. Cioè, dico, prima di Rising era un personaggio che faceva setup into high low, perché il drago era proprio diverso, non funzionava e c'era l'overhead, no? Invece adesso, avendo cambiato tutte queste cose, è diventata un personaggio normalissimo che però sbadila. Cioè, ci piace, piace a molti, eh? Infatti, c'è chi piace. Ok, bravery point speso. Ci abbiamo già due bravery point spesi qui per l'altro Malfi. Dovrebbe essere un rischio. Ok, fulmini. Però i danni ci sono. Mi ha fatto ridere un commento della chat, la diva, la Chu Yu Girl. Tipo, perché tutti fanno ogni cosa. Tu ci fermi, oh, ti fermi, fai una frame, fai qualsiasi cosa. Sai già sicuramente che la diva farà 2U. Cos'è 2U di la diva, scusami? È il dropkick, quello basso. Ah, il dropkick, tipo è letteralmente Leo. È letteralmente Leo. Sì, quindi... uguale. Io aspetta, diva, arriva. Ebbene, primo round qua da Osmo Malfi, un round anche abbastanza convincente. Ha portato la diva all'angolo e non l'ha lasciato andare. E lei command grab così. Fa danni, non ha fatto danni. No. Oh, bella la maschera qui di la diva. Cos'è, l'uomo tigre? Così proprio. Oh, questo è il tema di la diva, tra l'altro, musica. Oh, quel tema di la diva. Andiamo. Siamo pure a casa sua. Eh sì. To stage, ok, yes. Drago, tirato. Ecco lì, quelli che lo hackano più la seta. Aia, cioè resta un bravery point per entrambi però a questo punto. Sì, eccolo qua, eccolo 2 che arriva. È meno 17 tipo, mi pare. Azz. E si è meno un botto. Confermo. No. Eh sì, era di proposito, era un setup. Era un setup col drago. Ha messo giù i fulmini, ha tenuto premuto e ha messo giù il drago. Così facessero tutto combo insieme. Ok, niente, pensavo fosse esploso qualcosa. Vai, allora, andiamo. Risultati. 6-6L punito dalla diva. Bel whiff punish tecnicamente. Oh, abbiamo due set velocissimi, ragazzi. Sono tutti belli carichi qua, eh. Eh sì, eh sì. Setup. Eccolo qua, overhead però, eh. Sì, bello, punish, il dust loop. Eh beh sì, io non so se era la versione plus. Ma in realtà mi ricordavo che facesse più danni, cioè letteralmente non fa danni, stranissimo. Oddio, li ha fatti, eh. Penso che era un tocchettino fan. Ma può essere. Forse la versione L, sì, c'è qualcosa di strano. Eccolo là, il... Un super Oddio, preso. Così deve... funziona. E si chiude. Ogni follow up di Zoe è mia, no, sì. Mamma. Però adesso il drago H è difficilissimo da contestare ed è plus, quindi... Cioè già prima era forte, però adesso è più forte per usarlo in pressione, quindi infatti spesso ci sta con chiudendo la stringa di pressione. Ma non è molto contento, dai, a fondo del PG però. Oddio, ha provato a fare una air throw, una... Mi sa che ha sbagliato. Air grab. Eccolo. Ok. Vedi, ecco, la diva è un'altra che, diciamo, sfrutta il fatto che comunque è sempre per terra con la combo, quindi se ti becca tipo con l'headbuff può stare tipo 3 ore a farti combo. Ah, sì. Diciamo che la command grab sembra un altro di quei personaggi in realtà che più che basarsi sulla command grab è la paura della command grab, ma neanche in realtà, perché è meglio take the throw, vero? Strano. Sì, siamo l'unica che non prendersi la U. Cioè se tipo studi vecchi, mi pare, non mi ricordo qual era, se la bracciata da full screen o l'armor, che uno dei due è unblockable, ti becchi l'altra sicura al 100%. Ti becchi la grab garantita. Strano, grab garantita addirittura. Olè, grab così? Anche ancora un pochino, ma chi non te la ucciderebbe? Oddio, quello alto, ultima vita, ultima scelta. Ok, bravery point, speso, super reversa, ciao, no. È corta qua, giusto così che la grab non arrivi troppo lunga, dai, ci sta. Ok, ci sta. Ricordo per l'ennesima volta quanto odio le super grab, perché esistono? A cosa servono le super grab? Ma come? È un full invincible grab, bellissimo. Ma non arriva da nessuna parte, ma lì è meglio, qualsiasi altra super. Ma però se è frame zero può essere utile. Ti incula, quella roba, però magari uno si abitua. Ah sì, per carità. È una partigiana, serve quando non te lo aspetti, no? È proprio il... Ah, goccia. Ma base raga con la unique che ti fa... Invincible, no, grab. Quella è la command grab unique, non è la super. Vabbè. È un grapper, è tutto forte, grab, perché non c'è il flash. Solo grab, sto PG, solo. E poi arriva pure lontana, base raga privilege. Oh, giocate base raga, non la diva. Tanto altri, quante ne è brutta di super che entrano tutte, eh? Si stanno entrando tutte.
Sì, Govedarica sinceramente non sta riuscendo a piegare la sua pressione. Tra le reversal di altri, tra l'altro Zoe non ha una reversal tranne la super e se le sta prendendo tutte. È grave, capito? No, c'ha la unica adesso, gli è andato. Non è invincibile, lo pare, l'ho provato in training. Sì, sì, è invincibile quella unica. Sicuro? Sì, la unica sì, però non è plus come la Heavy. E sei certo al 1000%? Ah, me la fanno tutti su WK. Io l'ho provato proprio appena uscito, cioè prima della beta l'ho provato. E vedi, arriva dalla chat, ce lo dicono. Vedi che non ti fidi, fa un culo. Non chiamo più Fede, basta, non chiamo più Fede, basta. Non ti coglioni, guarda. L'ho provato, forse nella beta non lo è. La prima cosa che ho provato, tipo, ho detto, ma c'è DP questa volta? Intanto Alfi va diretto, 3-0. Non credo sia facile per Ovedarica tenersi anche comunque lontano con un drago, roba su schermo e un PG che va dritto anche lei al sodo, cioè come dicevamo prima sbadila già Zoe alla fine, quindi se non sai neanche come giocarci contro è uno di quelli che ruba tanto perché ha tante robe da sapere. Anche questa è la sua ranacca che è full armor. Fighissimo. Invincibile, frame 1, 6, 2, 3, U. Vedi che non ci credeva, ragazzi, non ci credeva. Ma che merda, no. Oh. Merdone. No, ho controllato. Mamma che schifo. Ho controllato. Dopo facciamo un sondaggio per non far venire più Fede. Maledetto. La cattiveria. Oh, qui cerca l'auto scimmi, intanto quel fulmini, bravo, va bene, Darica a parare. E parte la pressione. Tonk. Ma dirà che non l'ha visto, Pippo. Dirà che non l'ha visto. Ah, no, ormai ho capito. Ho controllato per sicurezza. Eccola qua, dal cielo. Vuol dire, stavo cercando di confermare che sono un idiota, ragazzi. Ah, fatemi confermare. No, è cattiveria. Perché l'ho provato in training. L'avevo provato in training e non mi funzionava. Comunque, almeno in beta. L'avevo provato in beta. Soltanto in beta perché poi non l'ho guardato più. Zoe. Non mi piaceva per niente. E, ok. Dash attack. Vediamo un po'. Chiudete da Chad e finire con la Unic, ma... infatti super grab, bellissimo. Ma la diva dov'è nelle tier list, tu che sei stupido? Ultimo, cioè tra gli ultimi insomma, non è così alta, è un grabbler alla fine. Infatti sei in fondo, no? Perché è un grabbler che non fa danni con la grab. Cioè non poteva essere altrove, scrivo. Fa danno più con altro, c'è delle Unic che sono anche abbastanza forti, il problema è che poi sono tutte quelle che a forza di giocarci contro le studi. Sono delle Unic molto forti in generale. Oh. Ho capito, ma sta mettendo di peso tipo 4 grab questo round. Non ha fatto niente. Guardi, per quello dico 2 Warrior, perché fa più è più pericoloso per quello. Eh sì, decisamente. Cioè fa gli stessi danni della presa normale, cioè tipo mi sembra una pazzia. La sua presa l'estend, la sua presa normale. No, il danno no, lo so, ho visto le combo, lo so che fa un pacco di danni. Ci ho giocato contro la diva, ho giocato contro Aaron pure ai tempi di Grand Blue Fantasy versus normale. No, volevo ammazzare. Solo che pensavo che anche la grab facesse danni. Quindi qui fa i danni, chiaramente. No, fa lì poteva andare avanti. Mi sa che era meglio andare avanti lì, forse. E lì c'era corner to corner. Sì, mi sa, poteva continuare. Okay. No, peccato, era troppo plus lì. Che è la mossa particolare che bisogna stare abbassati, non prende. Però se lo prende è molto plus. Okay. Cioè, tra l'altro c'ha pure buon chip damage perché c'ha quella testata che è pure plus, no? Certe versioni. Sì, la versione M è plus, la versione X se la fai 1 è più 2, se ne fai 2 è 0, se ne fai 3 è meno 2. Sì, dico Pippo che la sua command grab non fa danni, non capisco perché. Dovrebbe fare danni. Così, ragazzi, non vogliamo top tier in un gioco. Sì, che sono grabber. Grab per top tier no, per carità, è vero. Beh, fase raga c'è stato per tanto. Guarda, arrivano i danni, c'è anche la barra. È morto. No, basta lo stesso. Non serve che sia la scooper scape morto, ma ce l'abbiamo. La diva. Eccola. Ovedarica qui. Riesce a prendere un match qua. Siamo sul... Quanto siamo? 3-1? Sì, 3-1. Perfetto, così. Ovedarica c'è. Segni di vita. È pronta il nostro wrestler. Dropkick. Anche perché in effetti con i grapper bisogna starci attenti in questo gioco perché c'è il 6-6L universale. Non è che fa. È assurdo se ci pensi. Hanno fatto bene a non dargli danni con quella comando. A non darle danni alla diva. Che quel drago comunque spara full screen è allucinante. Bruttissimo. Perché con Belial non riesco a farci la Unique che mi prende l'ultimo pezzo. E ancora non hai visto la versione unique di quel drago. Ma non è full drag, è il drago full screen, no? Sì, il dragone full screen che ti fa pure combo dopo, se vuole. Eccolo qua, abbraccio. Andiamo, c'è 6L. No!
Il dropkick. Davvero, io penso che questa cosa di, che sta, Govedarica sta basando il suo intero game plan su questi command grab, ma non stanno veramente pagando. E credo che questo sta, cioè, fa pure tutto il resto. Cioè, la presenza della command grab con il resto del kit. E credo che questo gli stia costando veramente tanto. Immagina Pot col force dash di sole, esatto. Però morte, Potemkin fa 30% con la command grab per un motivo. Cioè, se ci arriva devi piangere. Guarda qua, 2-1. Lui fa 10. Cos'è? 10-5%. Cos'è quella roba? 2-2-2-2. Che c'è qua? 2-2. Non sbagli 2-1. Mai con 2-2. Oh no, Dio, poteva combare, peccato. 10 viene punita la presa. Risponde, sempre pronto col drago. Altra cosa strana di Zoe, invece, è che lei ha il 5-U per caricare la barra del drago, ma non la vedrai quasi mai utilizzata. Ecco, invece, adesso l'abbiamo usata. Eccola, eccoci. Eccoci. Ha sentito, Alfi, ma ha sentito. Ha sentito. Raga, quanto è cursed. Raffaele. Ma ha sentito, ragazzi. Però sì, lo vedi poco utilizzato per piccoli attimi, no? Niente di più. Tipo dopo una stinga di pressione. Piano piano, guardali qua che si fanno un po' danno alla volta. Vediamo se... Oh, può confermare. E olè, bello, confermo. Pulito. Questa è la super skybound. No, la skybound normale. 4-1 sul set point il nostro Alfi. Bella Zoe ci sta mostrando qui. Ma infatti ho detto, voglio porte, che mi ci ha chiesto lui di venire, giustamente, Alfi. Ma cacchio, una Zoe, non ne vedo tante in giro, quindi vale la pena portarla. Lui era dash H, tra l'altro. Sì, che camperista fa full combo. Sì. Però è molto rischioso, mi pare, un block, non è il massimo. No, per niente, proprio la tiri, è la sbadilata quella proprio, perché... Ok, vediamo. Ok, bello, la frame trap. Oh, di nuovo, questi spacing trap qui, molto belle. Blast frame, infatti va avanti. Ecco qui brutta situazione per Govedarica. Vediamo, ne esce. Non è chiaro, perché usa i fulmini in aria invece che a terra? Ci si guadagna così tanto? No, Toshi, mi spera che l'altro techi. Ok, giustamente. Se tech c'è full combo lì con la unica. Sarebbe fare i fulmini un po' più lontano, ma sarebbe meno bait, giustamente. Quindi sì, no, ha perfettamente senso. Di solito ti arrivano in faccia, aspettano un po' e ti fanno proprio il saltino quello per fare otto scimmie. Giusto. Okay. L'ultima pressione, stai attento come Darica, che è l'ultima possibilità che ha per rimanere nel set. Alvia sul pezzo. Backdash. Non stava funzionando. Come Darica ha fatto un sacco di comandi, l'abbiamo spesso anche di entrare adesso. Giustamente vedi poi di speso per tenere come Darica all'angolo. E niente, qui la pressione continua. Cosa può fare qui Dan? No, guardalo. Eccoci. Oh, eccola. Comanda. E questo ha fatto male. Altri due servono. No, guarda, qui devi aspettare. C'ha le uniche. Devi usare un po' più le uniche, secondo me, qua. Perché sono forti le uniche, sì. Di la diva. E poi quella lì, se non sbaglio, il pugnazzo, quella Yuni che poi non puoi abbassarti, devi solo doggiarla. Ok. Quindi diventa un unblockable, okay. Doggiabile. Quindi, ok, ovviamente la vedi doggi, però... Però se non lo sai, è una bella gimmick. Sì. Knowledge check. Vediamo. All'angolo, si tappino quei fulmini, drago, tutto quanto, va per l'over... Tanto quell'overhead, perché è il tasto in dash praticamente di Zoe. Oddio, però 2-1, qui c'era, mamma, col drago. Cosa deve essere tappato? Quello era il... deve essere il tasto... Oh, ha finito il break point. Adesso la comanda potrebbe fare danni. Oddio, antiaerea. Bella, e ciao. Antiaerea d'azione. E Alfi si prende il set. 5-1. 5-1 per Asu Alfi. Bella Zoe, che andrà quindi a... sfidarsi con contro Mana. La lasciamo già pronta qua, andiamo giusto due secondi che gli diamo un attimo di pausa per riprendersi, ma rigiocherà subito, ragazzi, subito. Sis contro... Approfitterei dell'occasione, ragazzi, siete in tantissimo, una cinquantina, tanta roba, bravi, sono contento,
vuol dire grazie che tutti, chiaramente. Vi piace, non vi caghiamo durante i match eccetera, che diamo la concentrazione sui nostri discorsi importanti fra me e Fede, che sono quei momenti in cui possiamo parlare liberamente, che da quando è che non più parlare, che chiacchieravamo noi due così da, in effetti da dicembre 2022 mi pare, non ricordo, miseria addirittura, sì, altri tempi, la miseria sembra secoli ormai, mica secoli davvero. Grazie davvero, bene, ragazzi, tanta tanta roba. E l'Alfi Mix, addirittura. C'è l'Alfi Mix specifico. Non sapevo avesse un nome. Guarda qua, vedo Mana che arriva da dietro. Spavaldo, potente. Prontissimi. Proprio potente, già pronto. Io per giocare un altro po' di Gramlo comunque aspetto 2B diretto. Ah, aspetto, ma quella sì, una mano da... Ish. Sì, è un 2B. E qui cambia giocando... le regole, Fede, già se te lo ricordi. Questo è un match che va dai due vincitori. Vai. Non è più FT5, ma... FT7. Bravo, cazzo, bravo. Voglio vedere se stavo attento. E chi vincerà questo set andrà contro... Dire, contro mia... il vincitore, che era il nostro Cagliostro player, J4 Smash. Merda, bravo, bravo, bravo. Vedo che stai leggendo qualcosa, c'hai cioè l'aiuto del pubblico. No, non sto leggendo nulla, ti faccio anche vedere lo schermo. No, 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 c'è l'aiuto del pubblico, lo so. Vai, non c'è niente. Sì, sì, ho visto cazzi scritto lì sopra, l'ho visto. Niente ragazzi, quando volete partite, facciamo partire la bettina intanto. E così voglio vedervi belli carichi, ragazzi, che anche qui vedo che l'avete buttate, i soldini, eh. Punti sulla webcam, cioè stavo guardando di là. Che miseria. Stasera, no, stasera giusto, stanno cercando dire. Tutti di smontarmi in qualche maniera. Ma giusto, cercando giusto, il modo. Giusto, ma è forte la chat, c'è forza in quella chat, guardali. Sì, sono carichissimi e sono contento che lo siano. Dobbiamo essere tutti carichi per questi eventi. Stiamo portando un sacco di eventi ultimamente. Ricordatevi, settimana prossima, martedì, faremo il primo Macho Ultimatum, un torneo di Granblue Fantasy vs Rising, il martedì sera, come gli Ultimate Fortissimo. Quindi mi raccomando, partecipate. Sì, sul punto schema di torneo purtroppo manca questo, perché cazzo. Il comando l'ha messo cazzo. Con quelli del venerdì sera. Ce lo aggiungo, no. Te lo passo io. Cazzo, il primo ragazzi. Macho Ultimatum. Però se andate sul Discord e scrivete punto esclamativo tornei, chiocciola spaghetti bot, ve lo da subito il match ultimatum. Eccolo qua. Io sto preparando un Grimnir selvatico per quello, voglio vedere se riesco a portarlo. Dai. Ma Grimnir, perché Grimnir? Cioè, tu ti piace proprio scendere dalla tier list? No, ma è figo, è proprio figo il PG, porca troia. Sì, ma ci fai apposta, cioè sei passato da Nier a Belial e poi a... A Grimnir. Ma è forte secondo me Grimnir, molto forte. Ma la mutia un... Vabbè, non lo so. Ok, comunque sia, Zoe contro... Vabbè, Belial è molto più forte, palese, cioè. Sì, eh beh, sì. Zoe contro Sears, ragazzi. Però non è il PG più rotto che c'è, è difficile, Belial, PG... Un po' di downplay devo farlo, raga, dai. Sì, lo so, ma sei normale, te conoscerò. Dai. Comunque, Sis Mana contro la Zoe di Aso Malfi. Vediamo. Hanno avuto due set molto convincenti. Mana ha avuto un attimino di partenza lenta, ma vediamo come se la caveranno ora tra di loro. Abbiamo una Primal Beast contro un Eternals, che io letteralmente so solo questo e la lore, ma credo che di aver dato un po' di contesto. Guarda, fammi rispondere a Sago, non ne ho la più pallida idea, sto soltanto memando. È vero, ce l'ha fatti ovunque, confermo, mio figlio. Ho visto il video di che ci giocava Diaphone perché dicevano che era bottom tier, basta. Quindi lascia perdere. No, ma dicevamo. Non può essere bottom tier, lo gioca Kazunoko in Giappone, è impossibile. È impossibile che sia bottom tier quel personaggio, ragazzi. Lo gioca Kazunoko, gioca la roba più cheap che esista al mondo. Esatto. Impossibile. E niente. Bene. Ok, back throw. Visto la back throw fa gli stessi identici danni della presa di la diva, tipo what the fuck. Vabbè, sono confuso. Okay, io volevo vederla frames. Come se la gioca, perché qua infatti Alfi deve impedire a Mana di rientrare, che è difficile. Allo stesso tempo se Mana però riesce un po' a zonarlo col drago, perché ce li hai tu, insomma, per tenerlo un po' lontano. Sì, infatti, plus frames all'angolo. Il problema è DP, okay, disingaggia. Perché devi usare 50 di barra, quindi... Esatto. Comincia a spendere sempre barra per i CDP. Zul, problemi. Ha pulito. Però, guarda, sta studiando, tutti e due. Sono agguerriti. Vengono tutti e due da 7 che hanno vinto, diciamo, molto, molto, molto prepotentemente. Quindi,
volevo andare a prendere il re, volevo prendere il trono di Cagliostro, che se avete visto l'immagine, cioè me l'ha mandata proprio Jay, voleva proprio il trono. Cioè Cagliostro ha proprio il trono, ragazzi. Il trono. Addirittura, cioè, si è portato il trono da casa, non voleva il nostro. Esatto, l'abbiamo offerto, non lo voleva. L'ho fatto io più bello. Più bello è mio. E niente, qui a me pare la battaglia del Reversal o dei Bravery... come si chiama il Bravery Defense, come cavolo si chiama? Ma fa molto, sì, cancer. Sì, sì, quello. Quello. Guard Cancer, lo chiamiamo Guard Brave Cancer. Brave Counter, ecco, mi sembra il nome giusto. Di come sono nomi fieri, potenti, cazzo, che vuoi. Brave Counter, Raging Strike, Raging Counter, Raging Chain, I giapponesi amano la parola Brave. Cioè, ci hanno pure fatto il gioco di Bravely Default, quindi... E niente, che ragioniamo sul Bravely, qua Mana si porta a casa la prima partita. Convincente, no? Cazzo. Difficile. È difficile qui per Alfi, non sta trovando ora come ora un modo per rompere la difesa di Mana come si deve. Allo stesso tempo Mana dà sempre il vantaggio in pressione, pare. Devo dire che magari passando anche da un PG come, diciamo, la Diva, un po' più passiva, uno come Seox, devi un attimo cambiare anche la modalità di pressione. Difficile. Grande Darksides, grazie mille per il Prime. Più potente universo. Più potente. Ok. Fratello anche, Costa. Cazzo. Oh, bello. Il laserone che batte giustamente ancora le schivate. Nel caso dei suoi frame attivi. La Toshimi. No, droppa la combo. Tra ancora in pressione. Vediamo se approfitta Alfi di questa. Oh, no. Schivata? Non si non può. È giusto fare schivata lì. No, è plus. Perché cioè, già plus di suo. Tu schivi una roba plus. Vuol dire che recupera prima di te. E ti becca magari anche in counter che recuperi della dodge. Scusate una domanda. Qual è il counterplay? Counterplay? DP. DP. Io faccio DP lì. Cioè. È DP. DP è reazione. Sì, però non ce l'ha. Direbbero qualcuno. È forte, raga, quella roba. Oddio. L'antier 2H è difficilissimo. Salti indietro, però. Oh, è velocissima quella roba. Se no, Brave Counter su Brave Counter. Non accettano la pressione di nessuno dei due. Esatto, può parare e far Brave Counter anche. Beh, sì, però devi spendere un Brave Counter perché l'altro ha fatto una mossa EX full screen. Mi sembra brutto. L'ho messo nei PG che rubano guardandoti questo, Fede. C'è un motivo. C'è un motivo. Zoe invece ruba e basta, motivo. È normale. Salti indietro normal, dice Valas. Salti indietro normal. No, è misinformation. Misinformation. Non puoi reagire a quello, ma in realtà... è vero, però è difficile comunque. È straveloce. Bello, ecco quello Toshimi! Bello, Toshimi! È morto qui. No, sbagliato, sbaglia. Peccato. Però non c'è ancora Alfi, c'ha il vantaggio di vita, vediamo. Commentate scorso. No, eccolo! Antiaerea con 2H ci fa vedere, Alfi ci insegna. E niente, vi ha flexato malissimo, eccoci. Scusa. Diciamo, ripetiamo, stasera è cursata, stavolta è successo a te. No, davvero, tipo, lo so, prove me wrong, proprio. Sì. Mi è piaciuto che Alfi lì ha fatto il Brave Assault, ma non ha fatto il follow up, aspettandosi il Brave Counter da Mana. Per non spendere il secondo punto. Ecco perché dico 2H, no? Comunque, no, c'è anche la finta, giusto? Può fare la finta oppure cancellarlo nella bolla anche. Ah, ok. Quindi prende un po' la distanza. Full screen, però, giustamente dice Vala, sotto arriva addosso, fa la finta, quindi non ti becca, puoi saltare indietro. Ok. E c'ha ragione. No, perché io mi ricordo che quando facevo 2H contro Alex non funzionava mai, quindi per quello avevo paura. Però per altri ha funzionato, quindi... Alfi c'è ancora, vediamo, c'è la Super Stable Mart DP, ma sa tutto! Sa tutto, pure la schivata sul seconda parte del DP, quindi quello si può punire quando qui fa la seconda parte. Quello di Charlotte no, quello di Zoe sì. No, quello di Zoe... Vabbè, Charlotte in particolare. Lei la puoi punire, meno 7 la punisci con Cera. Avevo mai detto che la meno 7 è un block, però, non schivata. Schivata devi vedere, non mi ricordo, perché è particolare. Perché prima la schivata ha fatto stessa identica situazione, sempre mana, però contro la Charlotte. Se lo fai alla fine, sì, perché sbagli, fallo subito. È particolare, è un DP particolare con le Charlotte. Sai, un'altra domanda che forse interessa anche a chi è in chat. Quanti frame sono la presa? 4. Io lo so. 4, ok, interessante. Mi puoi punire un po' di punish, roba, sì. Point blank. Infatti. Ok, bella qui la pressione col proiettilino. Niente, non lo fa uscire qua. Oh, Counter che manca.
Lì bisogna stare attenti quando lo fa, perché guarda come spazia anche, bravo Guimana a tenerlo fermo. Tanto lo cippa pian piano, si ricarica l'altra bolla. E ora pazienza, giustamente. Tanto non ha le special, quindi aspetta, giustamente. Mossa, full screen. Basta veramente una skill per ucciderlo. Vediamo come usa le barre. Ecco il drago, eccolo. Full screen. Eccolo. Il drago, ecco lì. Ok. Ha tutta la barra del drago? Ah no, scherzavo, a zero. Scarica. Purtroppo. Era grigia. Quindi è finita. Purtroppo, cippato. Il DPU di Zoe è meno 10 in block, è più facile da punire, ok. Sono quelli proprio strapunibili, quelli invece che sono borderline, un po' tutti diversi. Non c'è niente di generico nel gioco, ragazzi. È quello un no, po'. No, devi sapere. Devi sapere molte cose il gioco. Devi sapere in questo gioco. Devi guardare la frame data, i numeri. Oh, counter H! No, non punisce del troppo, va benissimo. Oh, Dio, la Perry. Non punita però, non ci ha creduto altri. Ah, qui sto continuando a resettare, perché qui Alfi giustamente non sta contestando in mezzo a quel rack. Quindi giustamente Mana prende le dovute bello misure. Qua non si fa fregare dal... Non poteva fare meglio. Bella quella pressione, Alfi, bravo, lo tiene lì, fermo, Seox al corner. E il counter. Vuole il round, vuole il round. DP! C'è la Super Skybound, la gioca? Non la gioca, sempre no. Al corner. Tiene le barre, giustamente. Una buona idea, credo, perché siamo all'angolo, ultima scelta. No. Counter. Beccato in counter. Su Miss Input poi, perché lui era un brave counter. Lui era un brave counter, è uscita la brave attack, insomma, brave assault. No, è uscito il Raging Strike, esatto. Raging Strike si chiama, esatto, sì, Raging Strike. Lì purtroppo è perché facendo due leggeri, il secondo ha missato, andando comunque a poco Blockstun. Esatto, è stato punito da apparentemente un Miss Input quando cercava di fare per il counter, purtroppo. Dio, c'è il draghetto in faccia, non ci sta Mana. Vediamo. Presa all'angolo, la pressione sempre, gli ex qui mantiene la pressione. Tech non perfetta, quindi si prende un po' di danni. E mantiene la pressione qui Mana. Trova l'overhead dall'autocombo. Quant'è l'overhead on hit? Mi pare più 4 più 3. Ok, quindi permette di mantenere la pressione, non è come 5D di Strive, ecco. No, puoi continuare, perché puoi doggiarlo quello. No, capito. Poi no, 5D e Strive pure plus on hit, cavolo dico, ignora me. Conto che poi lì è meglio era, bisogna fare una frame block trap, bisogna fare una frame trap perché eviti di salti l'altro. Sto dicendo una cavolata, stavo fermando. 5D e 0 on hit. Era più tutto punibile. Okay, niente, stavo dando misinformation, no, ragazzi, scusate. Misinformation, fatemelo correggere. Stasera un po' di stronzate le diciamo. Intanto arriva il drago! Sì. Sono due serie di fila che commento, ho il passo. ho il buy. esatto. Vai la presa! Reaction, bros! Vai a vuoto, sono pronto. Bravo qua, Mana comunque non tech, infatti, bravo, tanto molto bravo. E qui giustamente continua a fare autoscimi però Alfi, ma non ci sta Mana, non vuole. Qui c'è un problema, cioè Alfi, ok, cioè, ha un game plan molto chiaro in mente, quando vedi l'avversario all'angolo, purtroppo è troppo prevedibile a questo punto. Fa sempre la stessa cosa, fa sempre i fulmini unique in aria, come autoscimi, ma avendoli fatti sempre non ci cascherà mai più, ci è cascato una volta sola. Deve indurlo a grabbare esatto. Alla grab, altrimenti non ha paura il nostro Mana. Esatto, si porta più il 4-0, essendo ancora più sicuro ora del set. Vuole andare a prendere 4-0, mi risulta il punteggio che hai messo. 4-0 proprio, non 1. Siamo proprio... Mana sta passando come un treno, direbbe Scarecrow. Minchia, è velocissimo, vuole arrivare da Cagliostro, vuole l'alchimista. Sì. Ok, la presa. Non so chi ha letto. Occhi dalla presa. Sì, tutti. Tutti, è vero, sì. Miseria. Si va. Ok. Bello Aia. Qua. Bello il counter. Parte full combo. Gli serve questa. Vediamo come se la gioca. Prende la pressione. Però pochi bravery, qua deve stare attento. Sì. Aia. Non cerca la punish, Ok, pressione all'angolo. E prova il flip per uscire. Il brave counter, ha speso l'ultimo. Mamma mia, si spendono punti. Spende cash. Spende non cash. Non serve. I soldi si usano. Alfi è come se muore al prossimo colpo se fa la super. Ok, no. E la gamba fa male qua. Ha un blast frame, non può buttarlo via.
C'è una reversa da parte di Alfi. Sappiamo che è entrata molte volte. Ok, il dragone. Oddio, di nuovo! È invincibile? Non ci posso credere, ma allora, ma dai! Mossa è una mossa veramente che fa pure il caffè, davvero. Porca troia. Perché? È fortissima quella. Velocissima. No, punisci tutte le bolle. Non ha senso. Fai full combo dopo. Cryo Stamp, Mind Bull. Cryo Stamp, Mind Bull, invulnerabile. È allucinante quella Unique. Bravo qua con te, stai però non comba del tutto. Però almeno ferma il nostro Seox. Ma non ci sta male. Poi Right Stamp. Ok. E niente, sì, mana non ci sta assolutamente. Non si dà nemmeno un match. La vuole chiusa ora. Mamma, lo sto ubriacando. C'è mana e qui entra con un heavy, fa malissimo. E anche barra. Può uccidere probabilmente. Sì. Madonna. I danni e non qui la mancano. Ottimizzazione. 5-0. Mana non ci sta. Cappotto. Ah no, aspetta, perché continuano? Continua. Ah, FT7, c'hai ragione. Anche tu. Ho detto anch'io che FT7, invece pensavo fosse la fine. Si va lunghi qua. Si va lunghi. Volevo vedere se stavate attenti. Sì, non abbiamo ancora giocato i King potenti, ancora. Anche abbiamo. So in lista, ce l'abbiamo sia Guessing, sia Junker, sia Dark. Arriveranno, però. Stiamo dando visione un po' a tutti, ve lo diciamo. Quindi. È stato migliorando anche tutti i ragazzi nel mentre che. Hanno cominciato a giocare dopo, tanta roba, vedo che la community sta migliorando di continuo. Mi è piaciuto quel... Alfi ha cambiato la pressione stavolta, hai visto? Ha cambiato, ha usato i fulmini X invece dei fulmini Unique. E gli manca l'ha utilizzato per fare una leo. Gli manca l'ultima qua, capitalizzare. Peccato, intanto qua non invece grazie, capitalizza mana che anche ha visto il corner. Ok, grabba e la chiude. Niente, Alfi qui sembrava che stesse prendendo un round proprio velocissimo. E invece Mara è tornato indietro e ha detto no, andiamo all'altro angolo e è tutto mio. Sì, Lucky Lux. Come dicevo, ho il pass per ieri, dai, un pochino. Qualche errore lo farò. Guarda, qua è andato full combo al corner, probabilmente gioca di resettino, va diretto, no? Si gioca super la sub, giustamente. Perché... No, va vuoto, ha tirato troppo la progression, lì. Cos'era un po' limiti lì? È arrivato a quel al massimo. Oh, qua vediamo se ne approfitta Zoe. Però comunque il punto l'ha ripreso perché la super l'ha usata. Non deve hittare per riprendere il punto. Però non ha tolto il punto all'avversario, ovviamente. Ne ho il proiettilino. Full combo da proiettile. È morto. E qua. Sì. Sì. Ehi, a zero. È un massacro per ora. Raga, Seox bisogna conoscerlo, è veramente un massacro e poi in mana sta veramente giocando bene. Sta veramente giocando bene. Devi chiamarlo come lo chiama il gioco, è Sheez. Devi essere preciso. Sheez. Sus. Scusate. Sus. È molto sus. È sus. Anche Lancelot poi è una meccanica universale, Pippo. Sexo. Esatto. Sex. Ecco, mi aspettavo solo quello. Eccoci qua, ragazzi. Siamo pronti. Tanto nel mente, il nostro Sex. Guardalo qui. Niente. Ma, raga, pressione veramente buona dalla parte di Mana. Alfi, la venda che un PG senza DP, raga, deve prendere. Ha sbagliato la combo. Sofferenza. Tocca. Uccide. Ok, stavo usando un pochino più di drago in neutrale, ma purtroppo spendi risorse al contrario di altri personaggi, no? Quindi, ecco. Che tra l'altro mi fa ridere perché 5U per caricarsi la barra del drago l'ha usata soltanto quando ho detto che non la usa. L'ha più ma usata. No, ma infatti, ma anche l'anti-air alla cosa full screen quando l'ha fatta, quando ne abbiamo parlato noi, ma è curso da rega, non so. Adesso diremo che è impossibile fare un comeback, ovviamente Alfi ci farà un... Ti farà la scarpetta. 7-0. Adesso vi faccio vedere io, merda. Reverso 7-0, così secchi. Oddio. Niente. Mi piace Lucky Skin. Segafredo, raga, è diventato il nuovo nick di Siegfried. Ha visto anche quando filmavo. Segafredo. Cognato, ragazzi, dalla chat. Back throw incident. Mi pare sono bannate le skin dorate, perché non vedi quando fa una skill d'oro. Ah sì?
Classico. C'era un altro gioco che era così, era... Sa che era... Cos'era? Non mi ricordo che gioco, so che c'era un altro gioco. Quanta roba su schermo. Oh, ultima possibile scelta per Alfi che può cambiare la situazione e mostrare che anche che sbagliamo ancora. Porca troia, non gliene frega niente a Seox. Sex. Sex. Cioè, ma davvero, cioè, lì per lì dici, ma è stato colpito perché ha vinto. Invece. Non è un problema. 7 a 0. Essere colpiti non conta. Mamma mia, che distruzione, veramente sul pezzo questo nostro mana, ma complimenti anche ad Alfi, ragazzi, tanta roba, veramente veramente bravo, e complimenti comunque anche ai ragazzi che hanno partecipato prima, davvero. E con calma, vedo che il nostro King è già entrato, vi dico aspettate un attimo che vediamo noi il via, è già entrato il nostro J4 Smash che ha vinto i set della scorsa volta, ricordo, con Riccarlino, con Percival e contro Ongi che ha utilizzato, pare Vira. Sempre PG diversi abbiamo avuto, mai PG nuovi, raga, cioè PG che ritornano. Stiamo portando tutto il cast. Bello così, bello così, è bello quando è così. Anche perché questo gioco appunto è stato bilanciato negli anni, quindi davvero i personaggi sono per lo più tutti giocabili, no? Non è sì, che... Sì, sì, ma infatti... Non anche... è il primo rilascio che spesso la gente si va tutta quanta sullo stesso personaggio, capito che intendo? No, ma infatti prima che hai detto tipo, ma non è questo PG, vabbè, anche per me è scarso. Dico, lì sono abbastanza, ma ci sono i PG veramente fuori scala, schiacciate, ovviamente. No? Esatto. Però non è così, diciamo, squilibrata la cosa. Vediamo esatto. Tornei dove si vincono certe cose, poi esce il TNF, l'ultimo torneo che hanno fatto, mematissimo, che tutti hanno counterpiccato Sux con Sux. Cioè, tutti hanno contempicato il PG, ma quello sono i meme, perché in realtà hanno giocato altri PG, però se c'hai Avatar Belial, ti trovi davanti Seox, quello che vuoi, ci sta pure che cambi. Però okay, sono tutti i PG per giocare quello che volete. Quello senza problemi. Sì, sì, Pippo, è quello che mi aspetterei da un gioco patchato per anni, capito? Sto dicendo, essendo patchato per anni, le tier sono molto schiacciate, che è giusto, come ci aspettiamo che sia. Esatto, esatto. Invece ha portato tipo del ringiovanimento proprio sto... rivoluzione, insomma, questa nuova edizione del gioco, soprattutto anche a livello di player, perché comunque è giocato, ci sono, mi sa, 2000 circa player fra free più la versione normale. Sì, sono 6000 tra free più normale. Sì? 6000, è buono, sì, sì. Va bene, male. Ok, poi ci sono quelli PlayStation, perché ovviamente crossplay, rega, quindi ce ne sono giocatori. Non siamo ai livelli di Street Fighter, ovviamente, giochi comunque di punta, di Tekken che uscirà, però sono buoni numeri. No, beh, certo. È comunque sia un rilascio, questo non è... No, li lascio da zero, quindi ci sta pure. C'è hype per altri giochi spesso, no? No, infatti, non so se mi spiego. Infatti, c'è l'hype infatti. Che viene da quelli che giocavano altri giochi per Granblue. Esatto. Poi abbiamo già contenuti in arrivo. Il 16 abbiamo Lucilius, che è praticamente settimana prossima, fra 6 giorni, che porteremo sicuramente. Infatti adesso dovremo parlare internamente, ma probabilmente avendo lunedì con Foppi, martedì con te, che c'è il torneo letteralmente con Lucilius che esce. Magari potremmo anche, non so, spostare lunedì e martedì, mettiamo il torneo lunedì e martedì facciamo la live su Lucilius, vediamo, insomma, magari. Esce proprio così, secchi. Wow, il 16, okay. Lui, il 16 gennaio, esce proprio il PG, okay. E poi vediamo, insomma, di portarvelo, farvelo vedere, perché se è un PG che molti aspettano, alcuni hanno già visto, perché c'è del leak all'interno del gioco, perché è il boss finale, ma non è completo, quindi comunque il PG ci sta che sia magari in DLC. Poi a fine febbraio abbiamo già 2B. E ci sono delle mini, insomma, migliorie, hanno detto, che usciranno anche in questi mesi. Quindi il gioco verrà supportato. Quindi tanta roba. Direi però che puoi dare il via però ai ragazzi, diciamo, li facciamo andare. Iniziamo, aprimela questa bella partita. Mana con Sis. Il giocatore di Sis. Sis. Ragazzi. Sis. Sis. Dicevamo. Sis contro... Cagliostro? Un attimino ero confuso perché sulla tag sotto J4 Smash aveva Vira. No, sto giocando effettivamente Cagliostro. E niente, quindi Sis contro Cagliostro. Io in realtà Cagliostro la conosco soltanto perché ho giocato una volta nella mia vita contro Valas, nella vecchia versione del gioco. Ma oltre questo non so nulla. So che mette giù le trappole, so che ha dei mix-up della Madonna, e so che è il personaggio più fastidioso del gioco, però questo ce lo dirà il numero uno Loli fanboy Dannolo. Ma no, non è vero, ma io sono Loli fanboy, raga. Dico, il PG mi piace proprio perché è un concetto di personaggio che secondo me è trapper. Giocato così non c'è in altri anime fighter. Cioè, proprio così fastidioso. Ma testa, sì, però non ha così tanti tool, dico, a livello di... Tassar.
Ah, in piazzare, ok. Però sì, qua sì. Boh, non so, c'è un PG che comunque giocherei perché è qualcosa di diverso, è divertente. Intanto qua intanto mana ti fa esplodi proprio, porca puttana, gli ho dato finiti tra i 3 point. Mamma. Primo round dato Maluccio. E comba pure, raga, da quello. Mamma mia. Ne ha bisogno, gli serve. Ah, aspetta, non ho fatto il soldaggino, raga, sì, pure l'ho fatto. Hai fatto? Lo vediamo, lo vediamo. Vai, vai, ti continuo. Ok, ok. Intanto vediamo qui. Infatti, mi ricordo che Cagliostro appunto ha questi proiettili che può anche caricare. Sì. Si può potenziare. E allo stesso tempo ha tipo il 2M di Kid Buu in Dragon Ball, tipo, che colpisce dall'altra parte dello schermo. Roba strana. Non è il 2M, quello che ovviamente è una special, credo. Però è molto particolare. Eccolo, va. Molto particolare. 2D, 2D, 2D è molto lungo. Invece ah, è il 2D. Della che? Sì, sì, sì. Due... C'è la Levi, che è quell'ingranaggio che vedi. Oh, scusa. Ah, ecco, che è veramente grande ed è anche ottimo uno per cercare i dash, ma cerca anche gli anti-air, quindi diciamo che è un tool che magari all'inizio se vede un PG nuovo che è stra buono, veloce, utile. No, qui sveglia la combo che forse potremmo portare la vittoria e si ritrova con un only bravery point punto 6, che non è molto bello per nulla. Ovviamente no, abbiamo visto che potrebbe perdere l'intero round. Però ma tipo Cagliostro la gioca a mo' di zone praticamente. Eh sì, ci sta perché giustamente l'hai piazza trap, aspetta, glielo ficca su per il pipo. Eh sì. Eh sì, sì. Giusto giusto, bello, drungo il giusto. Povero controllino. Pipo. Povero Pipo. No, ormai è Pipo. Cosa? Ormai sarà il nostro soggetto per stasera. Bene. Già due volte qui. Ho fatto anti-air, raga. Ok, si può fare anti-air, raga. Basta, basta. Nulla, nulla. Si può fare, si può fare. Ci hanno dimostrato che si può fare. Sassolino sì, caricato. Guardate il trasporto. Vedi come fa, lo tiene lì, è zonato. Qui può combare tutto. No, purtroppo non sbaglia. Ah, però è plus quel teleport. Bene, lì tutti hanno 100 di vita. 100 di barra, scusate. E qui è brutta, okay. Senta. Che adesso può uccidere. Però allo stesso tempo con quel super yes. Skybound. Assomiglia molto alla pressione che fa Sis. Proprio da certi punti di vista, no? Ma però soltanto che non ha bisogno di disingaggiare. Oddio, è entrato perché ha premuto. Quindi non deve neanche spiegare il 25%. Era tutto per terra, quindi la combo la fa tranquillamente lunga. E let's go. Super Skybound Heart. Questa arriviamo sul 60% di danno buono, mi sa che. Vediamo. No, ok. Un po' meno, 55 tipo. Ah, però buono, tutti quei bravery, tutti quei bravery. Non, se adesso entra Sux, non se lo toglie più dalle palle. Cagliostro, potevo usare solo il DP. Solo, tra virgolette. Perché... Visto, finalmente abbiamo visto Mana obbligato a fare il bait dal flip. Oh, non comba! E giustamente lui preme. Giustamente preme, sa. Sa che e si preme King là dentro. Si porta a casa la prima partita. Vedi com'è contento, com'è fiero cazzo di mantenere il trono. Eh sì, sì, sì. Il trono è suo, se l'hai portato da casa e se lo vuoi tenere. Oh, ma tutti stasera giocano questo nuovo ring, guarda. Beh, dopo tutto è giusto, è giusto. È il posto canon. È dove avvengono questi tornei, giusto. Tanto piccola chicca, non so se hai visto. Gli ha messo le trappole per terra, Cagliostro. E Siux se le è tolte facendo un 2L. Perché basta che ci passi sopra con una normal per toglierle. È esattamente Testament Plasar, quindi. Ecco perché la odio. Cazzo, niente. Niente, ma raga, non so che dirvi, io ci ho provato. Ah, miseria, è letteralmente Testament Plasar. Però il design è più bello, devo dire. Mi piace Cagliostro, ci sta. Ok, ok. Però anche Testament mi piace, cazzo, è tosta, eh. Testament vecchio stile, poi, cavolo. Gothic che... Girl l'ha presa anche, J-Force Smash, è proprio... Full grey, gothic. Sì, infatti. Col libretto... Il libretto tecnico quello di alchimia proprio. Comunque J4 Smash ha proprio ha capito appieno questo gioco, credo. Sta giocando in neutrale molto lentamente, zonando praticamente fuori Sis. Non lo lascia giocare finché non riesce a trovare un'apertura per cui dopo avvia la sua pressione anche praticamente incontestabile, no? Sì, danni mentali, danni emotivi. Infatti questa è la prima volta che vediamo Mana mettere su tutte queste super da certi punti di vista. Perché quando riesce a entrare ha tutte le risorse per farlo. Qua ha sbagliato, quel run la punisce, però non compie del tutto. Sì, lui c'ha l'overhead. Sì, dash overhead, come Zoe. Oh! Così, di arroganza, momento Kai. Momento Kai, dash up grab. Roar of the Spark, a volte colpisce.
vediamo un po'. Qui Bana sta faticando veramente in neutrale. Devo trovare il modo per entrare, no? Ok, per i points, speso. Ok, sting di pressione. Si trasporto dietro, ma... cioè, si è trasportato e poi ha parato. Non ha fatto nessuna opzione. Voleva semplicemente cambiare, arrivare più lontano dall'angolo. Grabba! Dopo la pressione. Ok, questa situazione siamo tutti uguali, però. Non importa se sei Cagliostro oppure no. Sei sotto pressione da Sis, vediamo come va. Visto Cagliostro che fa la faccia incazzata dopo un po' che para. Sì. Il spettacolo. E quei dettagli, ragazzi, sono veramente belli. Ok, bel dodge. Invece questa mana si sta adattando. Mana si sta adattando. Quel teletrasporto non si può punire, tipo, mesciandoci dentro? Teletrasporto quale? Quello che ha fatto fuori dall'angolo. Cioè, ogni volta sta uscendo dall'angolo, c'è un teletrasporto. Devi capire qual è, perché ogni teletrasporto ha un'animazione diversa. Devi capire poi dove va. Pure. Perché quello H gli va sopra, praticamente. O gli va davanti. Ah, okay. Però deve reagire. Ho capito. Andiamo qua, ce l'ha il corner. Si è ripreso con la Skybound Art. È velocissimo. È velocissimo, deve reagire subito. Ok, overhead, presa, punizione dell'overhead. Mamma che cattiveria, no. Mamma, così, i piedi in testa gli ha messo. Finalmente per quel momento fiero, no? Che si è messo proprio i piedi addosso. Comunque questa è combattivissima tra questi due. Tipo Sada potente. E dire, FT7 è lunga con un Cagliostro, regà, devi avere un po'. Vabbè che anche contro su Seox, credo che bisogna avere pazienza contro entrambi, cazzo. Sì. Ok, un altro brave counter. Bello qua, l'overhead. Perché è mancato? Perché è mancato il brave counter? Non chiedere, no? Arriva il DP. La ruba, anche lei ruba, rega, anche lei nella plus. List. È plus. Se lo pari non puoi premerci lì. Se lo pari plus. Prima, sì, devi doggiarlo. Devi doggiarlo e poi lo punisci. What the fuck? È un DP. Come fai a reagire? No, l'hai cercata. Vai regire. Lì pari alto e ame. Sei stato colpito, è colpa tua. Ma un DP un po' forte. Lo spray, lo sa? Aia, levi, però non conferma qua. Ok, c'ha il livello 2 della roccia. Poi continua, grabo, guarda, ha capito qualcosa? Ha capito qualcosa, Jay? Miseria, perfect! Tutto, lì abbiamo avuto un po' in ritardo per... fregare il tempismo e la chiude così, J for Smash. Un point, il nostro King. Okay. Però mana c'è, perché poteva prendersi anche quella di prima, però ha avuto quella accortezza in più. Il King. L'esperienza. Guardalo. Quel testo, possibile che non sia whiffanishabile? Lo preme tantissimo in neutrale, lo sta whiffando. Questo. No, è difficile whiffanisharlo, perché è gigantesco. Gigantesco, non c'è un po' stesa. Puoi jumpare. Ma saltare è un po' rischioso. Pensavo qui spanisce reazione io. Sì, non so con Seox, perché non so quanto li allunghi i punti. Se non è disjointed lo puoi fare. Cioè, perché sta prendendo proprio di cattiveria. Sta lì davanti a mano e lo preme anche 3 volte di fila. E credo che quello sia il modo per prendersi il vantaggio, no? Qui. Sì, bisogna beccarlo quel bottone. Bisogna punirgli il fatto che continui a tirarlo, giustamente. Però qua ne approfitta, bravo Jay. No, ma poverissimo. Devi trovare il tool, devi trovare la risposta dentro il suo cuore per quel tool. Esatto, perché cioè, sta pagando troppo. Cioè, non riesce a utilizzare nessun strumento neutrale di Sis. Perché è una appunto muraglia. Cecca tutto con quel tasto. Visto? Ancora una volta. Un muro tasto. Infinito. Siamo ancora qui, chiude, Eh sì, chiude. Niente, J4 Smash se la sente, tanto perfetto, è arrivato. J4 Smash vuole il 7-0, mi sa. Troppo forte quest'uomo, come fa? Volevo fare la speedrun, perché anche l'altra volta hanno fatto la speedrun dei set, non lo so, raga. No, l'hai cercata, ancora una volta. Cos'era stavolta, Pippo? Stavolta me la son persa. Ce n'è un botto. Cagliostro, oltre ad essere un PG veramente forte, perché è forte. Okay. Il fatto che gli hanno messo anche l'Invincible, perché so che soffriva quella, quanto so, nel vecchio. Però c'ha delle robe di knowledge check veramente assurde, che rubano tanto. Fate la tier list, come ho detto prima, il nostro Michele ruba. Lei ruba. No, pure rubatrice.
Ruba. Neanche ladra, lupatrice. Ok, bella qui la comoda mana. Ok, trova l'apertura. Non credo che basta per uccidere, sai. No, purtroppo no. Però c'è l'ultima scelta. Però, non ha. Ok, plus frame lì. Eh sì. Tanto lì puoi far combo anche senza la barra se stai all'angolo, non hai serve per forza. Ok. Vediamo un po'. Quanta presa? Sapevano tutte le prese poi. Lo prende. Vedi, questo che... è un bello starter. Aia. Danni. Sì, danni. E anche sta bella trappola pure. Ha pure il sasso a potenza massima. Eh sì. No, non è massimo. Può fare ancora un sasso, forse. Ancora uno. Forse uno? O forse ora penultimo o l'ultimo, non mi ricordo. L'ha lanciato, però. L'ha lanciato per prendersi plus frame e fare il sasso. Una tiri la pietra e li tiri indietro. No, lei non si tira indietro. E ora è letteralmente a cheap range. Però ancora c'è mana. Vediamo, bravo. Cazzo, belle reazioni qua. Però è tosta. Tanto non puoi fare niente, no? Era obbligatoria. Però è frame 1, il dodge. Poteva farlo. Il problema è che bisogna vedere quanto è attiva. Eh sì. E niente, siamo a 4-0. J4 Smash qua. Come un treno. D'altronde gli è piaciuta. Ti è piaciuta l'immagine, ti è piaciuta tutta la locandina col trono. Teniamola anche la settimana prossima. Anche perché vorrei far vedere, vorrei parlare del rango questa J4 Smash. Non è tipo a un passo dal Master? No, ma va, c'è l'SPPU, ho voglia. Ah, allora c'è boh. Magari, cazzo, l'SPPU è un inferno, cazzo. Che boh. Difficilissimo far Master questo gioco, cioè non è difficilissimo, è difficile, insomma. Ok, ci sta. Bello, gusta almeno fallo. No, infatti è molto molto bello. Io mi sono stufato a fare il grind, mi sono messo a fare grind su StarCraft, io. Devo arrivare su Master su StarCraft. Un Master da una parte e un Master dall'altra. Questo StarCraft si soffre, ti garantisco. Andiamo! Quindi. Michele Longa, mi ricorda tantissimo il mio dialetto, guardate cosa mi ha ricordato. Michele Longa, ostia. Ok, doppia presa. Stavo tentando tutte le prese. Quando ti incolli al trono non ti togli più, lo vuoi tenere, ti piace, non lo vuoi. No, è suo. Si terrà sempre pronto. Guarda, mette la trappola anche da addosso, così non può entrare letteralmente. Non può entra? Entrare. Può entrare? Questo deve reagire, mana. Cioè, questa ti sta, è normale, magari essendo magari un po' le prime, forse. Antiaerea, counter. Quasi. Però c'è su tutto, è proprio reattivo, Jay. Sì. Bravo qua uscire, mana. Intanto, però se lo riprende il corner, non ci sta. TP ovunque. Il counter ovunque, sì. Mi pare un inferno giocare contro Cagliostro, vero? Sto guardando mana e non invido per niente la sua posizione. No, un inferno letteralmente. Forse potrebbe usare un po' di più di... Che ce l'hai tool per entrare, Seo? Perché Zayn se riesce a toglierselo proprio dalle palle subito. Oh, bello, l'ha beccato bene qua. Bei danni. No, vuole setup, bravo. Ultima scelta qua. Vediamo come vuole giocarsela. C'era. Astray. La Perry in mezzo. Perry? Risponde. E apre il true, bella. Air true. Man. Forse riuscirà a mettere un punto a suo nome in questa FD7? Vediamo mana cambiato. Guarda qua la lancia che esce dal nulla. Bisogna stare attenti, non ci si muove, campo minato. Cioè, appunto dico, pare un inferno giocarci contro. È che devo usare un po' più di quelle, forse. Ma mi sa che ha avuto paura dalla prima volta che è stato tipo... è stato fatto un instant... cioè gli ha fatto anti-air. Non l'ha più fatto dopo. Infatti è vero. Forse è troppo spaventato. Ecco invece c'è, vedi, no, siamo due coglioni, basta. Sì, al solito. Qualsiasi cosa diciamo stasera, avremo contrattetti. Sì, vediamo stasera come ci provano. Prove me wrong again. Guarda che reagisce, però non ce la fa. Okay. Forse non era col leggero. Peccato. Cioè, addirittura non si può punire proprio. Mamma mia. No, lo puoi punire. Però devi essere proprio attento. Appena lo vedi, lo devi prendere prima che arrivi. È un po' dura. Un po' difficile. No, ce la fai, già con leggero però. Sbaglia qua la combo. Vediamo se c'è modo di recuperare per mana. Reverso? No. Just J4 Smash è pronto. Fa tutto.
Mana voleva prendersi questo round in qualche maniera, ma niente di fatto. 5-0 per JForce Smash. Stiamo usando due vittorie dalla fine. No, in realtà volevo rispondere la Kirux dicendo sì, è esattamente come dice Pippo. Sì, sì, infatti Pippo stasera ha i diritti, sa tutto lui in realtà. Sa anche la decima cozza, sa tutto. Sa cosa succederà la decima King of the Sky, lui sa. Chiedete a lui. Sì, sa. Esatto, esatto. Bene, bene. Oh, riesce a entrare qui con l'overhead, quindi è... Non so cosa è un overhead in realtà quella mossa con i plus frame. Però riesce a entrare. Entra. Un combo. Entra, entrato. 50% secchi. Non ci sono i stupidi cazzi in questo gioco. Guarda qua, forse proprio di grab, dice adesso il nostro mana, vediamo. Perché sembra impossibile entrare nel nostro default smash. Guarda qua, gioca tutti i bravery, va pochissimo, che veramente pochissimo per batterlo ora. Madonna, che antieria. Delay air. Ok, a Perry. Diversa, super. Entra. Non l'ha usata mai. Schivata e la chiude, mana. È un round molto convincente. Vediamo se riesce da qui a prendersi un po' di momentum. Ne ha veramente bisogno. La partita potrebbe cambiare tanto, infatti, come dici. Potrebbe essere momentum. Potrebbe darti la risposta, come dire, ho capito. Infatti. Le vincere tante, però, raga, guarda, 5 sono andate velocissime, non ci vuole niente a farne dall'altra. Si sta scartando da solo, perché, appunto, come hai detto... Oh, bello. È stato punito una volta, come dicevi, sul flip, e ancora sta cercando di fare finte che non stanno funzionando. Oh, qui non punisce, peccato, perché lì poteva punire. Vediamo qual è la risposta. Oddio, Flip, quello non l'ho mai visto. Non so qual è la situa dopo, eh. Nel caso, premere. Da qui lo Zoni con l'Evic senza bravery. Giustamente JForce dice continua a pressare, perché se mi entra questo mi scoppia. Guardalo come stava per premere il DP a reazione. Giustamente, è lì pronto, Jay. Sempre pronto, JForce Smash. Troppo avanti e trova. Lo impala così. E un round a testa. Nuovo. Palla al centro. Lì serve a mano questa partita. Ma Jay non gliela dà. Non vuole dargli la partita. Nessun modo. Assolutamente. Aia. Ecco qua il counter. Continua a premere quel tasto incontestato. Trappola lì la Voltec. Ma non c'è recupero quella roba. Cos'è? Non ci piace il recupero, non ci piace in questi giochi il recupero. No. Non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto, dico ai commentatori. Non mi sembra giusto. Ok. Conferma, la lancia sul Pippo, 2H di nuovo. 2H di nuovo. Conferma, cazzo. Pure il confermo completo, ok, no, forse fa bene avere paura. Mio Dio. È morto. Spende tutto. È già morto, tutto. Smettila. 6-0. E mamma, è il JForce Smash all'ultimo possibile match per un'altra settimana da re. Tutto pagato da spaghetti, ragazzi. Il trono. No, il trono se lo porta lui, quindi non dobbiamo fare niente. No, ma infatti quello pagavamo noi, purtroppo non lo vuole. Non lo vuole, si porta gloria eterna, però. Quella è non è misurabile, ragazzi. No, esattamente. Ok. E fa curriculum, ve lo dico. Un punish sul dive kick qua mancato da parte di Mana. Sembra che JForce Smash sia convintissimo ormai di prenderla questa vittoria. Guarda! Shiro, per favore, dimmi che si può punire. No, si può punire, è molto difficile quel bottone, è veramente forte. E che gli fa tutto quel bottone, fa anti-air, fa check sulla run, è veramente forte. Sogno dei bifi. Guarda, Bandi qua c'ha paura a entrare così, bravo, qua con la Perry, inizia la reaction, grab, sa tutto, sa. Può diabare. Grab così, piedi in testa. Diventa re di Spaghettolandia. Non dirlo, già spoilerato tutto. Dovevamo dirlo la decima, ti ricordi, Pippo? Vedi che non sei allineato. Ah, infatti sì, no, come sapeva tutto, ma mi casca qui. Non ci piace. Non ti diciamo cosa c'è all'undicesima adesso.
Niente, basta. Finito tutto, basta, con l'app chiusa. Ok, vediamo un po' counterino. E c'è? Risponde, mana, risponde. Era tutto un piano per arrivare all'ultima. Volevo fare il comeback ora. Siamo, metteteci un burst. Abbiamo vicino un burst. Ok, bei danni. Speriamo all'angolo. Ah, c'ho 100 di barra, giustamente c'ha paura, ma ce la fa, bravo! La fa, mana! Non finisce cappotto, 6 a 1. Uff, ci siamo. Perché, allora, io ti dico, cosa c'hai paura contro Cagliostro? C'ha il brave counter come tutti, quindi può mandarti a fanculo e far TP e andarsene. Due, c'hai paura del DP a terra, c'hai paura del DP in aria, quindi non fai neanche anti-air. Che lei può saltare, no, farti DP, lo pari, oppure te lo becchi, e poi dopo tocca di nuovo lei se pari, però. Ma no! Sì, perché fa pure switch side. Tutto regolare amministrazione dopo. Sì, tutto. Sì, sì, arbitro, ha controllato pure il VAR. Check fatto. Oddio. Cagliostro, cos'è questo personaggio? Vabbè, va bene. Sì, pure quando ho capito è molto forte, forse anche più forte, quindi. Ok, c'è bella trappola. Il Force Smash ha trovato piccole conferme qua e là, ma non si fa aprire, proprio gioca solido, gioca veramente solido il Force Smash. Intoccabile. Ah, ricominciamo con l'heavy, heavy momento. L'unica cosa che sta funzionando per mana è la barre con la presa, sembra. Guarda come sta cercando di farli teccare, ma non tecca, guarda, adesso ci ha cominciato, guarda. Non riesce a punirlo, peccato. Io sarei uguale alla Kirux se giocassi assiduamente. Ok, Perry. Mamma mia, la super trappola lì in mezzo. Questa che non può toglierla? Ok. Sì, la può passarci in mezzo come le altre. Oh, preme nel momento del press frame. Press frame di nuovo. Però okay, è veramente nel chip momento. Manca un colpo. C'è pure un altro baby. Sì, non c'era chance. C'era anche un altro baby point per GeForce Smash. Quindi in ogni caso li cacciava da lì. Okay. Ultima, ragazzi, però sul point. Collo. Ultimo, non è ultima. Non lo sapremo, perché vediamo. Finché non finirà. Scripted. Mi sa che non abbia. Non c'è qualcosa. Non può skippare niente, davvero. Seox. Seox non può skippare questo matchup. Matchup negativo per Seox. Minchia, mi imparo Cagliostro a giocare contro Seox. Allora. c'è la scusa. Difficile, però, comunque, davvero. Sono sicuro. Bravo qua mana. Qui se ne va però, non ne frega niente, non so Jay. Il corner non è il mio posto. Ok. E niente, per ora un match che sta procedendo molto lentamente, ma che piano piano al solito va a vantaggio di GeForce Smash, che trova più aperture più significative, diciamo. Sempre con questo tasto, una presenza costante. Mana ormai ha paura tutto. A premere. Oddio, antier questo, no, peccato, faceva molto male, sicuro questo. Sì. E mo? Si studiano, 30 secondi rimanenti. Mana non vuole perdere l'ultimo round. Dopo tutto, vuole giocare il più piano possibile. Ma niente, trova la punish. GeForce Smash sa troppo. Fa il dash under, punisce Sis. E chiude così questa King of the Sky di stasera, restando campione, portandosi il suo stesso trono. Magico, anche stasera magico questo ragazzo. Magico davvero, che porta in alto il nome delle Cagliostro italiane. Avantissimo. Porca puttana, animale, potentissimo ragazzi, due giornate di fila, imperatore, sì, il sì. Per due gli mettiamo, bravissimo Mana, è arrivato anche qui, anche lui fin qua, ha giocato benissimo, sono stati veramente bei set ragazzi, veramente belle partite. Adesso ha un lunghissimo set a riguardarsi per capire cosa fare contro Cagliostro, quindi direi che è tutto di guadagnato, no? Sì sì, oltre ovviamente a stare un attimo di tranquillizzarci, perché ragazzi giocare contro Cagliostro in ogni caso è sempre un... Oh, la calma negli occhi, sì. Questa trappola sì. Di merda, vaffanculo. È uno zoner che ha un DP e anche un DP in aria plus on block, mi dicevi, quindi sì, ma ne ha bisogno. Ok, se lui ne ha bisogno, certo, ma anche Vallas può dire che ne ha bisogno, sono sicuro che dirà ne ha bisogno prima, ne ha bisogno. Ne ha bisogno, vedi anche Dusto King ce lo dice, ne ha bisogno. GeForce Smash, grande comunque sia, complimenti.
Congratulazioni. Complimenti, e vi dico, fammi, lanciami il nuovo King of the Sky. Come si fa? Come fanno i ragazzi a iscriversi? Come possono venire qua la settimana prossima? Dovete sapere che il nostro qui presente Danolo Loli Lover. No, non sono Loli Lover, ragazzi, non lo sapete. Zitto, sto facendo l'annuncio, stai zitto. metterà fuori un form ogni singola volta che fai un King of the Sky, quindi immagino anche stasera, immagino che il form sia già pronto. È già qua. È già presente, visto. C'è un bellissimo form lì in chat che potete cliccare per inserire la vostra candidatura al King of the Sky per affrontare appunto i campioni italiani del momento. Quindi GeForce Match sarà sempre lì come boss finale, a meno finché qualcuno non lo tira giù, mentre voi potete accedere appunto come sfidanti, appunto partendo dai primi due match FT5 che abbiamo visto oggi. Esatto. Sai cosa ti volevo proporre, ma ancora non ho deciso, quindi stavo pensandolo, ma potremmo fare stile Wanted di Damascus, che uno dei giocatori viene dal torneo del martedì. Ah, si può fare, raga, voglia. Una volta ogni due settimane lo facciamo. Lancia la pietra e non è solo Cagliostro a farlo. Che potente. Esatto. Scaglio la pietra. Ma perché, quale torneo del martedì? Non ho capito, io non mi ricordo. Sì, sai, il martedì prossimo, quindi il 16 gennaio, se non mi sbaglio, non vorrei dire cavolate, quindi controllerò il calendario. Il 16 gennaio alle 9 di sera avremo il Macho Ultimatum, il primo torneo di Granblue Fantasy Versus, bimensile, una serie di tornei sarà, esattamente come quella di Strive, che verrà appunto alternata con Strive, quindi avremo una settimana Granblue Fantasy Versus, una settimana Strive. Quindi martedì sera abbiamo già qui il torneo, vi metto il link in chat, potete iscrivervi già adesso. No, non è bisettimanale, Kerome ci ha rotto le balle per questo. Bisettimanale vuol dire che lo fai due volte a settimana, invece bimensile vuol dire che lo fai due volte al mese, quindi... Ci sono corretto già stato... alla fine, eri troppo bravo, eri troppo forte, non volevo... Ci hanno già fregato. No, ma ragazzi, ci sta, diamo il giusto contentino anche ai ragazzi di Chest Guilty Gear, che stanno andando avanti, continueranno a uscire anche altri personaggi. Non esatto. So se c'è una data per il nuovo... No, non credo, c'è la roadmap, ma credo che sarà non a gennaio, mi pare. C'è la roadmap, si Strive. Ma è winter o ha messo proprio spring? Come generico, non mi ricordo. Mi sa che è tipo verso marzo-aprile, però adesso controllo, giusto per curiosità. Comunque abbiamo avuto un contentino a inizio dicembre, ci sta. Che comunque è un gran bel personaggio, Elfeld, davvero, alla fine è molto bello. Per invece Granblue ci dico giustamente, il 6 di gennaio arriva Lucilius, quindi... Allora, se non faremo il cambio martedì col torneo, lo rendiamo comunque... Cioè, ragazzi, potete giocare, per noi non è un problema. Cioè, sono tornei comunque creati per il fan, quindi se giocate il DLC appena uscito, va benissimo. Cioè, avete il rischio e pericolo, cioè, risk reward, gli altri non sanno un cazzo, voi non sapete fare un cazzo, tra virgolette, quindi... Sei più o meno tecnicamente non si sa su Strive. Ah, si sa. Eccolo qua, marzo 2020... No, che quello è 2023, non c'è niente. No, non si sa, non c'è scritto. Sto controllando e su tutte le roadmap non c'è il 2024, c'è scritto 2024, ma non c'è scritto quando. No, infatti non c'è scritto. Beh, l'ultima volta è stata ad aprile però. Quindi mi aspetto ad aprile, sinceramente. E poi al solito giugno la patch con un altro ultimo personaggio, no? Lo fanno sempre ormai, cioè, ogni anno è stato così, quindi non mi aspetto niente di diretto. No. Poi c'è anche pure l'Arc... Anzi, forse era proprio marzo, perché c'è l'Arc Revo Finals a marzo, quindi probabile sia lì. E come festivali fanno come l'anno scorso, che hanno dato il teaser per l'ultimo, chi lo sa, vedremo. Esatto. Quindi ragazzi, settimana prossima mega eventi per Granblue, siamo già pronti martedì torneone, vediamo se cambiarlo con lunedì con Foppi, anche perché lunedì con Foppi adesso non so se porterà un altro ospite per spiegare insomma tutte le regole, come battere il personaggio, comunque farà comunque lobby con voi, comunque sarà sempre di istruzione, diciamo, la lobby. E quella di Cagliostro la rimetteremo su YouTube per evitare problemi come quella di Junker, purtroppo, che abbiamo perso. Nostra colpa che abbiamo, purtroppo la live è andata perduta, però chi ha visto, è stata una bella live in cui ho spiegato... No, è colpa di Twitch che ci hanno messo una settimana di tempo per farlo. Ah, ok, non so perché ci hanno eliminato subito, vabbè. Ok, colpa di Twitch, va bene. Però quella che adesso la metteremo su YouTube per non perdervela, quindi ve la linkeremo, quindi non vi perderete niente. Anche questo episodio del King of the Sky verrà reinserito ovviamente su YouTube, quindi non perdetevelo. Punto esclamativo YouTube, che trovate il nostro canale più quello... dei VOD, lo trovate sotto nei canali consigliati, quindi non perdete nessuno dei due per non perdere nessuno dei nostri appuntamenti. E quindi vi rimandiamo invece a domani, che in teoria dovrebbe esserci community event. Sì, c'è senza in teoria, c'è, siamo certi, c'è. Anche uno Street 4 a quanto ho capito, credo ci sia Granblue, Street 4, non so se c'è uno Strive, ma non credo, stavo potente, seguendo un potente pochino. Domani, cazzo.
Sì. E nel mentre, per finire in gioia, vi mandiamo dai il nostro Gico, che vedo che sta facendo un torneo. Quindi continuiamo degli show match in un torneo. Andate a salutarlo. Diteli che di giocare anche a Gran Blu, ovviamente, perché deve giocare anche lui. Una cosa giocone, perché è un giocone che non pensavo, assurdo, che lo dico io, perché lo sanno benissimo, ragazzi, cosa dicevo fino a un mese fa. Esatto. Poi ci sta, pure in realtà pure a me è piaciuto alla fine, semplicemente che non trovo un personaggio che mi piace. Pensavo di finire con Zeta, però aspettiamo a fine febbraio per il Pippo, esatto. Non è un problema, certo. In realtà i DLC che hanno annunciato mi piacciono tutti, sai, Beatrix, il cavaliere nuovo, quello giallo, giustamente, e 2B. Quindi... No, ma sono tutti bei PG, anche l'altro che non mi ricordo, l'altro che è l'ultimo cavaliere, che non mi ricordo come si chiama, non Beatrix, l'altro, sono tutti PG fighi, sembra, dai, provati, come dici. Sì, quello ti dico, cioè, considerato che a me il roster non piace, sono veramente contento che i DLC mi piacciono, quindi vediamo quando escono, se riesco a divertirmi. Dai, ragazzi, vi mandiamo il nostro Gico, saluto a tutti, grazie di stati qua, vi ricordo l'appuntamento, quindi mercoledì di nuovo. Prossima settimana, terzo King of the Sky con JForce Smash King e 4 nuovi partecipanti. Vedremo chi saranno. Ciao belli. Ciao a tutti, ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima.